Allora, e vai, buongiorno, scusate, ecco fatto. No, come al solito, uno dice dovresti stare così pronto per dire, io stavo in da fare, ma perché? C'è una grande sorpresa, c'è una collezione incredibile di Nezuke, belli, belli, veri, belli, a niente, a prezzi, è tutta una collezione. Comunque non è un problema. Innanzitutto buona domenica a tutte e a tutti voi. Ci stiamo avvicinando alla martedì è l'Immacolata, ragazzi. Oggi a Bari è San Nicola. Ragazzi, le feste, ecco, forse l'anno scorso, mamma mia cosa c'era a San Nicola, è vero, tutta la notte, le cioccolate calde, qui c'è delle usanze che io conosco poco perché non sono, però me le raccontano i miei. Quest'anno invece è tutto tranquillo, ma è normale, dobbiamo essere seri. Allora, siccome siamo tutti a casa, io no, sono qua in studio, ma voi siete tutti a casa e starete tutti a casa, io cerco di trovare la forma per intrattenervi nella maniera più tranquilla possibile, più tranquilla possibile. L'unico modo per intrattenervi cos'è? Tirare fuori delle idee, delle che devono stuzzicare, no? Come questa collezione, io sono sicuro che molti di voi si divertiranno come pazzesco, no? Ma è così. Poi sapete, amici cari, ognuno la racconta come vuole, non c'è problema. L'unica gioia, l'unica soddisfazione, che l'ho sempre detto, ad Aurora, ma non perché ci sono io non mi prendo meriti che non ho sicuramente, Aurora funziona meravigliosamente bene, e di conseguenza la gente, se deve dare una collezione, se deve fare un affidamento, non le stupidate, le cose di un certo livello, a chi si rivolge? Ecco qua. Vabbè, comunque, amore mio, vi voglio bene a tutti, grazie di essere con noi. Al centralino abbiamo indovinato un po' chi oggi, Clara. Buona domenica signor Chiossone, buona domenica a tutti da parte di Clara. Grazie, grazie. Poi abbiamo il nostro direttore, il nostro Mino al centralino. Sai, c'è chi dice che siete troppi, eh? Amore mio, dice troppi, non so, noi siamo quattro gatti, ma per qualcuno siamo troppi. E che devo fare? Dice, io vorrei uno che mi prenda il caffè, l'altro che mi... Noi non prendiamo niente. Ma io non le capisco, ma è bello, è bello, è bello, è bello, è bello. Bisogna... Amore mio, adesso, fra poco, grazie caro, un abbraccio. Un caro saluto da parte della signora Maria, signor Chiossone. Un abbraccione forte a Maria, un abbraccione forte, 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 forte. Amici e amiche care, voi lo sapete, io sono felicissimo quando vi sento, ogni tanto tolgo un po' di cose di qua, quando vi sento sono veramente felice, felice, credetemi, anche perché sapere... Sai, se il telefono stesse zitto, ti potrebbe venire la cosa di dire, ma c'è qualcuno, sono solo. Invece no, siamo tutti forti, presenti. Allegria, grazie. Allora, Mino, senti, se no qui continuiamo con i saluti. Ma va tutto, io sono felice, interrompetemi sempre, guarda, finché... Nel frattempo però, il nostro motociclista qua parte con una bella carrellata e ci fa vedere cosa c'è sul set, capolavoro incredibile ragazzi. Io stamattina ho intenzione di cominciare con questa collezione di Nezuke che è qualcosa di incredibile. Poi ricordiamo Sardegna e Sicilia. Ah sì, sì, ecco, quello bisogna ricordarlo, sia la Sardegna che la Sicilia, questa settimana ci sono le consegne. A parte che io non ho ricevuto niente dal mio amico Vito per la Sicilia, non mi ha telefonato, però io lo mando lo stesso. Non... Abbiamo detto a tutto il mondo Sardegna e Sicilia. Comunque, comunque, no, questo lo dico perché? Perché se qualcuno di voi prenota dalla Sardegna o dalla Sicilia, sa che la prossima settimana riceve la merce, perché solitamente abbiamo un po' di ritardi. Invece in questa occasione
Signor Chiossone, chiedo scusa, un caro saluto e una buona domenica dal signor Andrea. Grazie. L'amico ringrazia perché ha ricevuto a casa le sculture in turchese che aveva prenotato la settimana scorsa. E siccome lei ha parlato oggi di Netsuke, giustamente segue con molta attenzione la rubrica. Bravo, bravo Andrea, bravo. Prenotare dei Netsuke. Innanzitutto sono felice che le siano piaciuti, sa perché? Perché lì, amore mio, senza farli cadere dall'alto, e anche lì c'è stata una collezione, pensate, i turchesi non si trovano sul mercato. Se vengono fuori dalle collezioni private, io ho una collezione di turchesi, ma non lo grido mai, le faccio ogni tanto, ma saranno 30 pezzi, 35, perché se lo dici in giro ti prendono per matto, perché ne ho veramente 30-35 pezzi, però ragazzi, è come i coralli, ragazzi, i coralli qui ce ne saranno 20 pezzi, anche pezzi grandi, l'avete visti, qualcuno me l'ha messo qui alle spalle. Comunque decidete voi con serenità, ragazzi, fate quello che vi pare. Adesso no, puoi farlo. E per avere notizie della Sicilia, perché io devo dirlo che la prossima settimana vanno in Sicilia i nostri consegnatari, Amore mio, ti voglio bene. Lui si fa la sua carrellata, facciamo vedere tutto quello che c'è, serenamente, tranquillamente. E poi, le richieste te le segni tutte, le inserisco. Ma la mia idea, guarda, scusami, no, sono troppo felice di averli. E allora voglio, tanto tiro fuori tutti gli animali, guarda, c'è una serie dedicata agli animali che diventi scemo, Gli animali poi sarebbero i segni zodiacali cinesi, capito? Ragazzi, ma qui ce ne certi che sono la fine del mondo! Allora, rimani. L'ho messi tutti? Oh, eccolo qua. E poi basta. Sì, questi. Perché qui c'è un nome da così. Uguale, animali. Questo. Dillo fuori, dammelo. Questo è bello, questo è un pesce gatto. Questo. Bello, questo è bellissimo. Poi ci sono questi topolini. Bellini questi. Finito. E questo è mio. Bello questo. Questo è straordinario. Vai. Questo sembra uno di quei cagnolini che hanno tutto, non mi ricordo come si chiamano. Lo Sharpei, che so. Non lo so, quelli che hanno tutti. Bravo. Sharpei, Che bello. Questo è bellissimo. Vabbè. Va bene. Amore mio, allora, signor Chiossone, chiedo scusa, appena chiamato la signora Maria che voleva ringraziare perché ha ricevuto a casa la tega ottagonale in legno e tartaruga con la scena biblica, è rimasta veramente molto contenta. Quella è una cosa incredibile, sono felice che le sia piaciuta, Sono veramente felice che le sia piaciuta. Straordinaria, Sicilia, bella. Praticamente Vito ha provato a chiamare ieri sera, ha provato a chiamare stamattina. Sì. Va bene. Ok. Va bene. Mi ricordo, eccolo qua. Sì, vogliono tutti nel zucchero.
Adesso li facciamo, amore, non ti devi preoccupare, questo è troppo. Signor Chiossone, chiedo scusa, un caro saluto e una buona domenica dalla signora Maria Teresa, e anche per l'amica dovremmo presentare Inezu, che è una grande collezionista. Assolutamente sì, guarda, oggi accontento tutti. Accontento tutti! Che meraviglia! Me li sto guardando io, perché ti giuro che sono, guarda, non so perché, ma va bene. Va bene, allegria. Vai, vai, Mino, ma è uguale, intanto guarda, non mi interessa. Quelli sono due capolavori russi. San Pietroburgo, due sculture da impazzire. Si vede malissimo, ha ragione lui, eh. Metti il pannello, vai, che vale la pena, due cose così. C'è la confusione della vetrina dietro. Guardali qua, ragazzi, fai vedere i volti, guarda, sono due sculture, due robe da manicomio. La chiromante e il compro oro, eh? Pesa, compra, vende l'oro con la bilancia, lì è tutto, mamma mia. Mamma mia! Vanno girati sempre, ma uguale, dai. Vai Mino, vai, 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 tanto non mi interessa, adesso se vogliono poi li presentiamo. Quelli sono due pezzi museali, due cose incredibili. Incredibili, là siamo a Vienna. Signor Chiossone, un caro saluto da parte del signor Ignazio che chiama dalla Sicilia, da Caltanissetta. Grazie caro, grazie, grazie, grazie. Come sarà in Sicilia adesso il tempo? Boh, non lo so, perché al nord è nevicato, mamma mia. A Roma sì, difatti hanno detto che arrivava giù. Quando noi abbiamo finito arriva il tempo brutto qua? Vabbè. Arriva acqua proprio. Vabbè, non è un problema. Beh, abbiamo degli ottimi amici, la signora Maria. Come no, ma vuoi scherzare? Ragazzi, io intanto per cominciare, veramente. Che meraviglia, che meraviglia. No, sono. Sono, ecco, quelli sono i corali, per esempio. Sì, sì, fai tutto, Clara. Non ti preoccupare, vai tranquilla, ci mancherebbe altro. Vai Mino, no, no, dai, dai, che tutti vogliono stipendi. Giustamente, abbiamo incuriosito, adesso dobbiamo in qualche modo, eh. Ah, c'ho una serie di pezzi, ti giuro, mi fanno impazzire. C'è dei pezzi che mi fanno impazzire. Adesso io la sospenderei la carrellata, fai te, guarda. No, 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 va bene, non niente. Quelli sono un attimino Sorgenthal, ma non ho voglia di parlare di queste cose, voglio far vedere la collezione dei Netsuke che mi fa impazzire. Eh sì, perché hanno già chiamato in due. Oh, amici, fermati lì e non ti preoccupare. No. Direi, no, vai avanti, vogliamo far vedere l'albero, no? Che ci abbiamo fatto l'albero alle mie ragazze, vedi anche lì, spese. Ai miei ragazzi, mi fa morire. Mi fa morire. Ma è bello così. È bello, vai, vai Mino, vai tranquillo, vai sereno. Vai sereno, vedrai cosa prepariamo. Dunque, domenica prossima quanti ne abbiamo? Domenica è 13. 13. Santa Lucia. Santa Lucia. Allora, per domenica 13 Santa Lucia preparo un set che tu non hai idea. Oh. Facciamo uscire da cavò tutte le cose, facciamo quell'angolo là, l'albero lo buttiamo là. Lo mettiamo, lo spostiamo, buttiamo una terminologia che non va bene. Comunque, spostiamo l'albero, là ci metto il mobile, ma ci metto tutto il rosso dietro, è la tenda. Facciamo una roba, tiro fuori, guarda, quell'opera lì, vedi, non dovevo me lasciarla in cavò, la tiravo fuori. Signori, lì per esempio, vedete, siamo a fine anno, no? Io lo dicevo due o tre giorni fa, ma ve l'ho già detto queste cose, c'era un consulente finanziario che
che voleva convincere uno dei miei figli a fare quei fondi pensione, questo, quell'altro. Mi è scappato da ridere, per un po' l'ho lasciato, poi ho detto, senti, fammi capire, vieni qua. E le ho fatto un conto, che per riprendersi i soldi che versava doveva arrivare a 92 anni, mi pare. Ho detto, ma ti rendi conto, sì? Insomma, lasciamo perdere, ognuno fa quello che vuole, eh? È come chi tiene il gruzzolo in banca fermo là, che se tutto va bene avrai un po' meno di quello che ci hai messo, ma va bene tutto, perché è così. Però a parte ogni tanto viene fuori quelle battute che per me sono assurde, ma è uguale, delle patrimoniali, eccetera. Io dico che il miglior investimento del mondo è l'arte. Il miglior investimento del mondo, ma non da oggi, da sempre, ragazzi, l'arte di un certo livello, di un certo tipo, è chiaro? Non i giocattolini, quelli che io chiamo i giocattolini, le cose serie, importanti, no? Allora, il dipinto che prima è passato così, quello, ragazzi, è Carlo Bossoli, quello è una roba da manicomio, quello è un pezzo internazionale, una cosa che vale tanti soldi, ha fatto 300-400 mila, ecco questo. Vedete che cos'è? Fra l'altro, mi diceva un amico che è pubblicato a tutta pagina su un catalogo, su un libro, ma non ha importanza, ragazzi, quando sono a quel livello parlano da soli, Carlo Bossoli, c'ho tutte delle aggiudicazioni d'asta, non avete idea che prezzi. Uno che, certo, non può essere una persona che ha problemi da arrivare a fine mese, questo è fuori discussione, con tutto il rispetto, però chi ha la possibilità, lì, e spende una certa cifra, quello è un investimento serio, ragazzi, vale in tutto il mondo, però fate quello che vi pare, perché poi a un certo momento ve lo dice sempre chi è qui per vendere, perciò prendete tutto con beneficio di inventario, vai pure avanti. Certo che certi eccolo l'albero, e vai! È tutto bello, è tutto acceso, ma non si vede un tubo perché è perché c'è i fari sopra e le luci non si vedono, però ci sono, eh? È come se ci sono, le vedi là, si intravede qualcosa, ma non è un problema, Mino. Già così è bello. Poi bianco rosso è il colore del Bari, mi pare, vero? Che non lo so, qui i miei giovani, vabbè, oh, qui ragazzi siamo a Bari, eh? E vabbè, pazienza, andrà avanti, fra poco vincerà gli scudetti, non ti preoccupare, dimmi. Sì? Sì? Ma vabbè, se le tiene. Ma come no? Certo, deve essere anche appesa. Perché non l'hai appesa? Appendila là, o lì. Sì. Prendi un chiodino, il martello, non ti preoccupare, quello è un capolavoro, eh. Vabbè, ma ragazzi, io ognuno. Clara, ognuno deve avere le sue opinioni. Basta che sia convinto, è felice, è tranquillo, hai capito? Basta. Che ti devo raccontare, ragazza mia? Va bene, va benissimo tutto, allegria. No, mi sono dimenticato, eccolo qua. Buonissimo. No, che problema hai? Mangia? Non mangia? E allora lascia stare, che problema hai? Che problema hai, cara Clara? Non c'è nessun problema, ci mancherebbe altro. Eccolo là, eccolo là. Vedi? Perfetto. Allora. Quello sì, uno è andato.
Ma l'hanno sistemata la. Oh, quella direttore, quella grande zuccheriera Paul Store, poi me la dai, è un pezzo da museo. Però adesso non voglio più parlare di niente, voglio far vedere i Nezzucche, basta. Che abbiamo rotto le scatole con sti Nezzucche, Mino. Quella leva, non ti preoccupare. Mettila qui, mettila lì, dove, cosa vuoi, dai. Posso, guarda là che lavori, guarda là che capolavori. Vabbè, ma non è un problema, dai. Ragazzi, Mino, ormai aspettano tutti i Nezzucche, dai, vieni qua. Vieni qui. Perché dobbiamo fare questo. Tu togliti. Allora sentite cari, io qui ho tutta una collezione, saranno credo 70-80 pezzi, sono tutti Nezzucche, Giappone, periodo Meiji, incredibili, straordinari, belli. Praticamente sono tutti firmati o quasi, ma non ha importanza. Io vi prego solo una cosa, guardate la qualità. Poi, se uno ne deve prendere uno e se ne fa portare due, perché non voglio spedirveli, perché se no ve lo devo spedire, per li metto in vendita a dei prezzi che non avete idea. Prenderne uno secondo me, però fate quello che volete. Se ne dovete prendere tre o quattro, ne potete anche prenotare cinque. Io non dico nulla, non dico nulla. L'importante è che uno non mi prenoti quattro o cinque pezzi e poi ne sceglie uno. La cosa mi dà leggermente, non leggermente, cancelliamo leggermente, la cosa mi dà fastidio. Sapete perché? Perché togliete la possibilità ad altri di prenotarli, sono tutti pezzi unici. Comunque dai, abbiamo finito di chiacchierare. Vieni qua. Uno. Ognuno ha il numero, perciò non c'è problema. Quello, guarda sta chimera. Guarda che cos'è. Guarda il coniglio. Due. Poi ti do questo. Tre. Quattro. Cinque. Guarda sto cinghiale. Sei. Sette. 8, questo come hai detto che si chiama sto cagnolino? Sharpei. È una roba pazzesca, eccolo qua, vedi. Vedi, quelli che hanno tutte le grinze, ce l'aveva una mia cara amica. Ne aveva due. Sì, sono cagnolini giapponesi simpaticissimi, belli. Vabbè, lasciamo fare, è fantastico, eh. Poi guarda un po' questo. Mamma mia, che cosa sei? Che cosa sei? Guardalo qua, Mino. Allora, ne abbiamo detto che sono 3, 6 e 3, 9. Poi c'ho il topolino col teschio. Questo è fantastico, 10. Vedi? Poi c'ho il pesce, per me questo è un pesce gatto, non mi ricordo come si chiama. Boh, 11. Pesce rana. Pesce rana. Pesce rana, che fate voi quello che volete. Guarda questo con i due topolini. Va bene, adesso vi faccio vedere la serie con gli animali, ok? Amici cari, no, te lo dico io, qui li metto in vendita uno con preferenza all'altro, dal numero, da questo insomma, vai, da questo qua, vedi, da questo, questi tre vengono 300 euro cada uno, tutti gli altri 400 euro, rendetevi conto di quello che sto combinando, eh? 400 euro, falli vedere bene, io ti dico che un Nezzucche come questo, per esempio, lo vedi qua, ma guarda che cos'è. No, vi rendete conto? Che sono, chiedo scusa, il signor Andrea in linea che ha fatto la richiesta, dovremmo rivedere il cinghiale numero 6. Eccolo! Era già lì, hai visto? Guarda che meraviglia. Andate tranquilli, qui non ti confermato, signor Chiossone. Allora, questo è confermato, Clara, è il numero... Sì, 6. Questo era. Vedi, così. Ma bello. Bellissimo, vai con Dio.
Io sono e chiedo scusa per la signora Maria Teresa. Rivediamo il 10, l'11 e il 12 da 300 euro? Ah, esatto, la su in cima, la su in cima. Qua. Ragazzi, ma voi vi rendete conto, vero, a che prezzi? Fate quello che volete, sono tutti antichi, eh? Tutti periodo Meiji. No, guarda che sono. Ti rendi conto? Guarda che spettacolo, guarda. Sono, rivediamo il coniglio numero 2. Il coniglio, bello, qua. 400 euro, per amati. Robe da matti, guarda, da matti. E una scultura come questa deve valere una cifra, ragazzi. Deve valere una cifra, però fate quello che vi pare. Firmato, guarda. No, ma te lo dico, sono cose pazzesche, guarda, non hai idea. Però sono felice. Adesso, stamattina avremmo dovuto mettere una ragazza in più centralino, ma non ce lo possiamo. Non è confermato. Un caro saluto dalla signora Rossalba, lei e tutto lo staff di Aurora. Grazie, grazie. Clara, segna numero 11. Esatto. Che così non ci si sbaglia. Certo li rivediamo, scherzi, vai con Dio. Vai con Dio. Chiedo scusa, sempre per l'amica Maria Teresa. Sì. Rivediamo al Chimera. La Chimera, eccola qua, e vai, guarda che meraviglia. Ma vi rendete conto, ragazzi? Confermata. Grazie. Questa anche, non c'è più. Vai, la mettiamo là, vai tranquillo. Ragazzi, vedete voi, non perdete queste occasioni. Ci voleva un'altra fanciulla, ma io non... Cosa vuoi che ti dica? Purtroppo siamo quattro gatti, ma... D'altra parte. Signor Chiosone, chiedo scusa, rivediamo un attimino i due pesci, non ricordo il numero. Bello, questo qua, vieni qua, Mino, te lo faccio vedere io, guarda che... Non sono pesci, io onestamente ti devo dire che non sono... No, ma guardate, ma ti rendi conto cosa sono? Confermato. Amore mio, vai tranquillo, guarda un po' questo. Signori, scusatemi, guardate un po', vedi? No, voi fate quello che vi pare, quello che volete, tranquilli. Siccome ogni tanto mi chiedete i nezuche, ragazzi, se non approfitti oggi di questo 400 euro, è firmato. Giappone, ragazzi, 400 euro, pezzo. Io non parlo, non dico niente, fate voi quello che volete. Dovremmo rivedere il teschio con il topo. Ah, quello è strepitoso. Allora, questo... Ti voglio dire che per me è uno dei più importanti. Però fate, intanto c'è i collezionisti che ne sanno più di noi. Guarda che cos'è sto pezzettino. Amore, a 300 euro, non so se ti rendi conto. Con calma, tranquillo, tanto uguale. Vai tranquillo, io li metto così, così ti fa le carrellate. Certo che li fa rivedere, ma scherzi, guarda qua. Questo così. Questo lo mettiamo così, questo lo metto così, poi tolgo la serie degli animali e cominciamo con gli altri. Ce n'ho anche uno con la testolina che gira. Che meraviglia! Signor Chiosone, rivediamo i topolini con le corde per l'amica Bruna che intanto la saluta affettuosamente. Questo è bellissimo, Guarda, questo è una favola. Rendetevi conto, guardate, io vi dico, li sto regalando, li sto letteralmente regalando questi pezzi. 300 per questo, vai, sì, vai con Dio. Ragazzi, questi sono tutti nettucchi da 800-900 euro. Io vorrei che voi vi rendeste conto. Oh, l'amica mia, un abbraccione grande. Lì in Liguria mi pare che il tempo adesso è abbastanza buono, se non, c'è stata la nevicata, non da lei, però io guardavo Serravalle, tutta quella zona lì, ragazzi, neve a go-go. Un abbraccione all'amica Bruna, grazie cara di essere con noi. Non avevo se... Ecco, piove, E allora Serravalle, quella zona lì, tutta quella zona della collina sarà neve, Va bene, che devi fare? Amore mio, guarda qui, guarda questa tartaruga con questi omini. Guarda qua. Guarda che cos'è sto pezzo. Tartaruga con...
allora. Tre personaggi, due personaggi, è pazzesco. Pazzesco! Amore mio, sono confermato, chiedo scusa, il Netsuke è da 400 euro e il Netsuke con le corde, i topolini. Quello è quello da 400, qual è, amore? Ah, quello bello, e vai! Un abbraccione, vai! Quelli sono pezzi veri, dai, dai, su, su. Sono felice, sono assolutamente felice. C'avevo un, come lo chiama, come li chiama Clara, quelli con la testa che gira? La Daruma. Ah, ecco, io lo sapevo, non mi interessa come lo dici tu, volevo sentirlo da Clara, scusa. Daruma, vieni qua, perché almeno metto il volto questo brutto e non posso dire nulla. Poi però se vuoi metto quello bello, eh. Vedi perché volevo che lo dicesse Clara? A 300 euro ve la do. Signor Chiossone, chiedo scusa, intanto è confermato il Netsuke, il testo con il topo. Quello è troppo bello. Troppo bello questo, guarda, vabbè. Va bene, grazie. Allora, adesso tiro fuori qualcosa di incredibile. Guarda, posso togliere un po' di animali, che mi dispiace darli via tutti, dai. Gli animali l'ho tolti, dai. Facciamo vedere, uno, due. Signor Sone, è confermato anche il pesciolino da 300 euro. Grazie. Fermati lì, non c'è problema. Adesso voglio far vedere qualcosa di diverso. 3, 4, 5. A 300 euro uno con preferenza all'altro, tutti questi, eh? 6, no, poi raccontatemi dove li trovate nei zucchi antichi a questi livelli di prezzo. Ma è uguale, amore, io sono felice. Guarda questo qua. Questa è la fine del mondo. Oh. Questo, difatti, questo costa 400, costa di più. Vabbè, lascialo là, ne parleremo un'altra volta, non c'è problema. Questo è bello, questo anche, vedi? Tutti a 300 euro, guarda, uno. No, quello costa 450, ma roba da matti. 400, non si può. Mamma mia. Sone, chiedo scusa, mi dà l'altezza del Netsuke numero 6? Arrivo, altezza numero 6. Scusatemi, perché... Allora, 3, 3, 6, ah, eccolo qua, è l'ultimo, questo qui. Amore, no, ha ragione, perché scherzando e ridendo, è alto 8 centimetri e mezzo, ma ragazzi, ma vi rendete conto? A 300 euro, io... Ma fate come volete, avete ragione. Confermato. Dai, stanno chiamando in tantissimi, guarda, va tutto bene. Allora mi fai spostare questa, il plateau, che ci metto questo, che adesso ci divertiamo a mettere un po' di questi qua. Uno, due, con calma. E non ti corre dietro nessuno, stai un momentino tranquillo, no? Mamma mia, sembra... Che sono, chiedo scusa, dovremmo rivedere un attimino la rana da 300 euro. L'ho tolti così, gli animali. Poi dopo te li faccio vedere, tutti gli animaletti l'ho levati, L'ho messi già in plateau, via, ora... No, non è che non te lo voglio dare, poi te lo faccio vedere. È confermata. Va bene, va bene, grazie. Mi raccomando. Allora, scusami, guarda questo. No, guarda se non è spiritoso questo, ragazzi, qui c'è da diventare scemi. Quanti ne ho messi? 3, 6, 9, 10, 11, 11, 11, ne metto... Questo è bello, guardalo, mamma mia. Ragazzi, io sono felice per voi, 12. Sì, ma non ti siamo... 12, 13, no, voglio arrivare a 15 e poi ci fermiamo,
14. No, ma vi dico sempre io. Guarda questo. Ma ti rendi conto? Questo è il numero 50, vedi? E vai, dovrebbero essere 15, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 15, perfetto. Adesso Mino, ti diverti, vai avanti e indietro. Clara, per agevolare la cosa, ti dico subito, li mettiamo uno con preferenza all'altro a 300 euro, va bene? Poi non parliamo più di Netsuke, perché se no vi stancate, dice che è la vendita dei Netsuke. Io vi ho detto, c'è una collezione da manicomio, divertitevi se volete, fate quello che vi pare. A questo livello di prezzo, mai più, ma no, ma quando ti capita? Quando ti ricapita di comprare Netsuke di questa qualità? Guardateli bene! Amore, fai che ti pare, fate quello che volete. Signor Chiossone, gentilmente dovremmo rivedere la Daruma. E dov'è? Falla vedere, era là in cima. Era là in cima. Ma perché proprio quelli che no, non capisco io, no? Scusa, non ti piace la faccia? Ti faccio vedere l'altra faccia. Signor Chiossone, chiedo scusa, dovremmo ritornare indietro. Vai tranquilla, vai tranquilla, falli vedere. Carela. Falli vedere tutti. Dai, tanto adesso li togliamo. Che dobbiamo far vedere delle cose. No, ha ragione. Ha perfettamente ragione, ma era troppo bello. Guardate. Un attimo solo su questo in visione, signor Chiossone. Sul precedente. Precedente? Eccolo con la barba, bello. Ma ti rendi conto come sono eseguiti? Vabbè, ho capito che non ce la fa, ma io che devo fare? Rispondi anche tu, oh, per amore. Conferma. Quello lì, aspetta, dov'è? Questo, vedi, l'ho trovato? No, perché io li vedo da dietro, ragazzi, non li vedo davanti come voi. Amore mio! Vai, tranquillo. Se sono tutti soddisfatti, io mi fermerei, Clara. Mi fermerei perché li facciamo vedere poi, dopo. Fai così, Mino, fai così. Vai un momentino su quegli oggetti che adesso... Un attimo su questo, signor Chiossone, questo in visione. È confermato questo. Allora, questo dov'è? Eccolo, questo, no? No, questo. Ah, questo, bellino. Amore mio, per non sbagliarsi, Allora, possiamo fermarci? Fermiamoci un attimo, fai così, prendi il pannello, mettilo lì, che faccio spostare Mino con la telecamera. Sì, vai, che io devo togliere i Netsuke. Vediamo Netsuke, il vecchio saggio con la testa e la barba per terra? E chi è lei? Vieni qua. Amore, vedete voi, io li sto per togliere, ma figurati. C'è una grande confusione al centro. E lo so, amore, io non voglio... Quello con la barba lunga, Mino. Quello con la barba lunga per terra. Barba lunga per terra. Più a destra, più a destra. Quello. Sarà questo. Esatto. Un attimo, aspetta. Guarda che bellino. Vedi che bello. No, aspetta, che arriva. La lunga vita. Che bello. 300? Sì, 300, vai. Fermato. Grazie, vai con Dio, dai. Ok, andiamo avanti, Adesso, per il momento... No, dai, fermiamoci un attimino, vai Mino, su. Se no, ragazzi, io non li voglio dare tutti ai prezzi che avete sentito, ci mancherebbe. Però, mentre... Ci siete in tanti, la Clara non ce la fa più a rispondere al telefono e questa è una cosa bellissima. Dovremmo avere due ragazze, ma pensate, noi non... Vabbè, e c'è chi dice che ci siamo in troppi, ma che ti devo raccontare, ragazzi? Qui bisogna anche essere in grado di soddisfare. Adesso, direttore... questa la togliamo, quello lo togliamo, me li sposti un attimino, anzi guarda, fai così, questo pannellino lo metto qua, no, li puoi mettere anche per così, no.
così, uno così e l'altro ce lo metti sopra. Perché li lasci qui, perché poi, no, mettilo sopra qui. Okay, okay. Poi me lo diranno, dai, ce lo dicono poi, non c'è problema. Perché c'è richiesta, le abbiamo ancora. Chiosone, chiedo scusa, sì. Per il signor Renzo dovremmo presentare la teiera? No. Teiera. È una zuccheriera. Una zuccheriera, signor Chiosone, in argento, che ha sulla sua scrivania. Sì, in argento. Signori, sentite, io qua, allora, avevo avuto il piacere di avere qualche tempo fa la teiera di questo servizio. Allora vi dico subito, questo è un oggetto incredibile, è una grande zuccheriera, vi dirò le misure, però 21 centimetri tra un'impugnatura e l'altra, l'altezza è di 11 e mezzo circa, ma sapete cosa c'è di nuovo? È Paul Store. Ma io, per dire Paul Store, Londra 1822, lo dico con serenità e firmo il certificato di garanzia, perché qui parliamo di un mostro sacro, di uno dei più grandi argentieri d'Inghilterra, lo sapete meglio di me. Allora, perché? Perché qui c'è il parere, cioè il parere, no, a livello, lo so, ce l'ho anche scritto, ma di Cookman, che è il più grande esperto del mondo per gli argenti inglesi. Non ho altro da dirvi, è un oggetto incredibile, lo potete capire soltanto se voi la prenotate, la vedete e poi vi rendete conto, è un oggetto, è fuori del mondo, no? È fuori del mondo, è fuori del mondo, tutta firmata, punzonata in maniera perfetta, c'è la firma, c'è tutto, la lettera dataria, il giaguaro di Londra, tutto quello che c'è che ci deve guardare, ma la qualità la vedi, ragazzi. C'è una placcatura in oro interno, ma d'altra parte, sai, quando parli di un oggetto Paul Store, amore mio, non c'è niente da dire, io vi chiedo perdono, però è la vita, è così, ok? La cifra ve la dice Clara, è un pezzo incredibile, strepitosa, strepitosa, strepitosa. Amore mio! Poi avrei da farvi vedere due capolavori. Sono, chiedo scusa, poi per il signor Francesco dovremmo presentare il vaso in avorio che è posto sul Bonheur du Jour. Ah, bello quel pezzo là. Allora, quello, sì, quello vi devo dire subito, è una cosa stupenda, no? Dunque, la zuccheriera, dimmi. Così, claro. Esatto. Attenzione, questo per l'amico che l'ha chiesto, le devo subito far vedere una cosa, sapete, io prima vi faccio vedere, qui c'è una specie di buco, che succede? La palmetta, non lo so, ha preso, c'è una spesseria, però io ve lo segnalo, è un capolavoro del XIX secolo di Pechino. È una roba da... Lui pensava fosse una zuccheriera d'argento. Ho capito, amore. È un'altra storia, è un'altra storia. Argenteria, io ce n'ho anche che costa niente. C'ho il servizio quattro pezzi. Però la vista, vedi Clara, chissà perché l'ha notata. Hai capito? Amore, perché? Perché i capolavori li vedi subito, spiccano, si distaccano. Questo è un oggetto straordinario che do a un prezzo ridicolo, va bene, perché, lo sapete, io sono abituato a segnalare prima di tutto se ci sono... Allora, 26 centimetri d'altezza, io ve lo do al prezzo di questa base, guarda com'è fatta la base, Mino. La vedi com'è? Tutta traforata. È Pechino, a 1900 euro se vuoi, è ridicolo, no, personaggi
Boh, divertitevi voi a contarli, non lo so quanti sono, ma sono tanti, tanti. È tutto un monoblocco, lo vedi anche dentro, no? Lo vedi tutto un monoblocco ad alto rilievo. Una cosa incredibile. Incredibile! 1900 euro, poi un giorno, se non viene prenotata, se non viene venduta, io voglio mandarla da un mio caro amico, un mostro sacro, una delle poche persone ancora rimaste che eseguono. Vieni qua, Mino, vai sul buco. L'ho messo lì apposta, vedete, lì c'era una palmetta a coprire quella. Gliela voglio far rifare e le voglio mettere qua. Mi costerà un paio di 100 euro. Ma lo voglio fare perché è troppo bello questo oggetto, hai capito? Lo voglio fare, un paio di 100 euro è bello che è finito, capisci? Comunque non mi interessa. A 1900 euro intanto io ve lo sto regalando, poi decidete voi, fate quello che vi pare. Amore, quando avrà fatto al telefono, Clara ci dirà cosa vuol fare. Nel frattempo. Giustiniani. 18 secolo. Aspetta un attimo. Sì. O in legno o in corno. Di che misura le vuole? Cosa ci deve mettere sopra? Così mi regolo. Piccole, perché. Ah! Innanzitutto per queste. Bene, bene, bene. Piccole, quadrate, rotonde, come vuole lei, signor. Va bene, va bene. Quante ne ha bisogno? Figure se per lei mi metto a disposizione sempre. Sempre. 5 più 3. Scrivi 8. Grazie. Allora, attenzione. Sì, tutte quelle che abbiamo, Clara, tutte le misure, non è che che fenomeno che è Clara, ragazzi. Lei dice sempre sì, sì, sì. Poi mi dica "A me mi ha detto di sì", ma di sì devi dirlo qua. Io ti ho detto 8, 5 più 3. Bene. Io gliele mando volentierissimo e gliele scelgo anche belline, però non è che di tutte le misure, che ne so io. No, no, no. Amore mio, hai visto che belli? Allora, parliamo di cose. Signori, queste due chimere sono tutte dorate ad oro matto. Sono 700, epoca 700, Napoli, Giustiniani. Mi permettete? Provengono dalla Christie di Londra. Vedi qua, c'è ancora il numero di catalogo e tutto quanto, dalla Christie. Avete idea di cosa valgono questi due pezzi? Una cifra costano, non costano niente, costano quello che vi dirò, eccetera. Ma oggi come oggi, se due oggetti così vi chiedono 7-8 mila, non vanno rubato nulla. Sono Giustiniani, Napoli, 700, sani, intatti, perfetti, tutti in oro matto. Tutti in oro matto, li vedi? Ma non, ma non lo dica neanche per scherzo, ma neanche per scherzo, ci mancherebbe altro, guai al ma no, 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 a quel modo non ne ho. Cara Bruna, è come se io le chiedessi quanto costa, vabbè, lasciamo perdere, eh. Allora, 16, queste sono cose che si fanno, o perché, o dunque, 16. 5 è il fronte, l'altezza è di 7,5. Amore, sono due capolavori incredibili che io vi metto in vendita a un prezzo stupido, 2500 euro. A 2500 euro tutte e due, a un terzo di quello che ritengo di poterti dire che valgono. E la metto là. Ma scherzi per davvero, non scherziamo, no, no. Queste sono due chimere incredibili, Giustiniani, 700, ma tutte le immagini, io lo so che prezzo fecero all'epoca alla Christie, ma lasciamo perdere, non ci interessa a noi. Due leoni. Le due sono due chimere, due leoni, Giustiniani, Clara, non hanno un difetto,
c'è ancora l'etichetta sotto della Christie col numero di catalogo, tutto. Ragazzi, sono due cose, vabbè, per chi vuole apprezzarle in un certo modo, sono fantastiche. È vero, per chi... Mino, mi fai una cortesia, fai vedere quel servizio quattro pezzi, che siccome mi ha messo qui quest'argento, ma quest'argento... Signor Chiossone, chiedo scusa, poi per il signor Raffaele che si è appena sintonizzato, dovremmo fare una carrellata. Assolutamente sì, adesso quando sono le 11, è vero, come si chiama Raffaele? Ecco, abbia pazienza, amico caro. Perché vorrei farla passato un'ora? Questo è un pezzo firmato, però per rispondere all'amico di prima, lei pensi che quell'oggetto lavorato in quella maniera, un capolavoro, no? Io lo do a un euro a grammo, va bene? Un euro al grammo, che è una fesseria, te lo dico io, sono circa 2,3 kg, 2,4 kg, perciò viene 2003-2004, un euro a grammo, guarda la qualità però, è Napoli, Salerno per la precisione. Sono due grandi argentieri. Amore, amore, amore. Calamaio, c'ho il calamaio, fantastico. Ci sono cose veramente belle, eh? Perché non ti fidavi? Non sapevi? Sì. L'ho abbassato io, l'ho abbassato. Perché pesa 2,3 kg. Ma che sei matto? C'è scritto sotto. 3,130 kg. Allora, 3,130 kg, ma ho detto un euro a grammo, viene 3,130 euro. Un euro a grammo, ragazzi, non ci si può sbagliare. Il peso, mi ero confuso, invece pesa 3,130 grammi. L'abbiamo pesato preciso per dire dammi un euro a grammo, è tuo. Meglio di così non si può fare, ragazzi. Fate voi quello che volete. Poi abbiamo il calamaio, che lo faccio vedere, e poi faremo la carrellata per l'amico, ci mancherebbe altro. Voi chiedetemi tutto quello... Cosa ti ha detto dell'oggetto in avorio, Clara? Era... Sì. Vabbè, forse... Vabbè, ma non è un problema. Scusa, signor Chiossone, abbiamo detto il prezzo, è chiaro che ha detto poco, e non ha risposto... A 1900 euro quell'oggetto là era da prendersi al volo. Però non è un problema, sono contento. Perché? Sai perché sono contento? Perché la mia idea è quella di mandarlo a quel grande amico mio per farle fare quel lavoretto, come ti ho detto, che è perfetto, lui è un mostro. Mi costerà 200-250 euro, non lo so io. Ma certo che poi lo metto in vendita a 3.000, perché è un pezzo straordinario, però è lo stesso. È uguale. Allora, vieni qua, Mino, guarda un po'. Direttore, per favore, attiviamoci. Questo è il calamaio. Quello lo rimetti al suo posto. C'è ancora i suoi bicchierini dentro, li vedi? Tutto perfetto. Qui c'è il portacandela, che una volta era così. Siamo, lo vedete come è eseguito, come è lavorato? Allora, io ti dico che questo è 1920-1930, tutto punzonato, Italia, uno sbalzo meraviglioso. Ve lo do a un prezzo strepitoso, perché di tutto il calamaio ti chiedo, 1200 euro, vedi un po' tu se ti conviene. 1200 euro. Amore mio, è quasi Natale. Pensate ai regali anche, Perché per esempio dalla Sardegna o dalla Sicilia, voi ci avrete già pensato, siete a posto, io no. Ve lo dico per ricordo, no? per ricordarlo. Se uno ha una mezza idea, dice però chissà quando me lo danno. No. Voi la prossima settimana avete le consegne, sia in Sicilia che in Sardegna. Perciò, se uno vuole regalare, ma anche un netsuke per dirti, no, all'amica, al fratello, al cugino, allo zio, no, non lo so, qualunque cosa, sa che entro la prossima settimana lo riceve, un corallo, quello che vi pare a voi. Non...
Sicuramente sì, cara. Allora, dobbiamo... Signor Chiossone, chiedo scusa. Una gentile amica mi chiede se è ancora disponibile il presepe in corallo che lei ha fatto vedere qualche giorno fa. Allora, signor Chiossone, le spiego. Quel presepe... È... Sì, sì, dica, dica. E ho capito, è proprio per quel motivo, adesso lo vogliono, hanno ragione, però io non c'ho voglia di vendere, va bene, dammelo, dai. Signori, quando io vi faccio determinate offerte, quando vi dovete prenderle al volo, poi vedi, adesso mi mette in imbarazzo, io non voglio dire di no, abbiamo appena cominciato. Questo oggetto, lo vedi? Questa è una natività straordinaria, è in corallo, pietre dure, è un oggetto straordinario vero, dentro c'è sia la Madonna che San Giuseppe, li vedi lì? Guarda che qualità quelle sculture, non lo vedete, non si vede, si vede male ma uguale, incredibile, solo tutti questi pezzi di corallo, la scala, guarda che cos'è. Guarda che cos'è, guarda che cos'è, tutti quei cabuscioni di corallo, mamma mia, tutto corallo nostro. Questo è Napoli, signori, in un momento di pazzia, no, no, è la verità, io non mi vergogno, ormai, se no dicevo non c'è più, l'ho messo in vendita, ti giuro che un po' mi vergogno a ripeterlo, a 990 euro, con calma, a 9,90, Mino, tu fallo vedere bene, allarga un po' l'immagine, perché se no ne vediamo sempre un pezzo, mi dai un pannello che lo metto lì, che voglio che si veda, dai, eccolo qua, eccolo lì, così lo vedi bene, 900, si vede al buio, vabbè, normale, la casetta rimane al buio dentro, perché la telecamera non entra, amore, bisognerebbe... Vedi, alzati un po' per cortesia, vieni a vederla dentro, Vedi che meraviglia! Vediamo se facciamo così. È bellissimo. È incredibile. È incredibile! Vedi. Fai che ti pare, oh, io lo sto regalando, fai quello che vuoi. Vedi la luce. 990 euro me lo spieghi un giorno, Allora, Mino... Vai e fatti la carrellata, fatta per bene, parti da dove vuoi, sereno, tranquillo, siamo a posto. Sono le 11, è quello che dicevo io prima, allegria. Va bene, leva. Non mi interessa, sì, l'importante è che stiamo... Quelli sicuro, i Nezuki è la fine del mondo, quello lì non mi interessa, hai capito? Non mi interessa, io devo farti vedere le cose che danno brivido, che danno... Anche perché... Io dopo questa rubrica ne parliamo domenica prossima per quanto mi riguarda. In settimana io non ci sono perché ho da fare altre cose che non posso assolutamente, se no non avrei mai disertato. Però, ci sarà Christian e vi farà vedere, c'è delle opportunità meravigliose. Abbiamo già preparato... due opportunità, una più importante dell'altra, perciò vedrete sia martedì che giovedì. Ma domenica, ecco, io l'altro giorno per esempio sono intervenuto, potevo anche non farlo, ma sui tappeti, perché vedete signori, le chiacchiere sono chiacchiere, poi lo vediamo da chi li riceve i tappeti, non ne torna indietro uno. A meno che uno non ne prenda due per scegliere questo qua, però se no vengono... Ma perché è normale? Perché ve li stiamo dando a dei prezzi impossibili, impossibili. Al punto che io ho fatto fare dei calcoli ed è una rubrica che non dà pane all'azienda. Perciò pensiamo addirittura di sospenderla.
Io andremo avanti adesso fino a ormai, c'è ancora venerdì prossimo. Perché poi il 25 è di venerdì. Il 25 è di venerdì, a Natale vuoi fare i tappeti, ma non ci pensiamo nemmeno. Ma no, ma no, ma no. Vedremo, 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 vedremo. Vedremo. Comunque voi fate quello che decidete. Come decidete voi va tutto bene, ragazzi. Io vi dico che Aurora è sempre a vostra disposizione, sempre a proporre cose più interessanti possibili, alle migliori condizioni. Che cosa? E sono tutti a casa. Si può andare da comune a comune. Dentro il comune, il 25, il 25, il 26, è il primo dell'anno, se ti muovi ti arrestano, c'è delle multe che... Ma cosa leggete? Ragazzi, ma volete rendervi conto che bisogna stare a casa? Io non dico nulla, per l'amor di Dio, però c'è 600-700 morti al giorno, oh! C'è sto virus, eh? Speriamo che adesso il vaccino sia pronto fra poco, ma fino a lì è inutile che mi vengano a dire. Amore mio, i giovani fanno di quei 48 che non finiscono, ma la colpa è dei padri e delle madri, eh? Vedrai che io ho una figlia che ha 17 anni, ma sta attenta bene a quello che fa, perché se no la chiudo in casa a chiave, bella che è finito, eh? No, perché ieri, per esempio, a Roma... Wow, tutti i giorni, ma che dove sta? Io non contano i ragazzetti, perché i ragazzetti hanno la loro testa, ma hanno un padre o una madre, non sono capaci a tenere fermo un figlio, e allora sparatevi, E non lo so, Ragazzi, io non mi interessa il padre padrone, anzi, guai al mondo, io non ho mai sfiorato con un dito uno dei miei figli. Però ci sono delle regole. E le regole, come le rispetto io, le devono rispettare anche loro. Però, vabbè, lasciamo perdere, cambiamo discorso. Che non serve a nulla, no? Mi stavano dicendo a Natale tutti, a Natale a casa, quello di comune, comune. Che vuol dire comune, comune? Ragazzi, certo non vengono in casa tua a vedere in quanti siete, però a Natale i ristoranti sono tutti chiusi, hai capito? Ecco. Così tanto per capirci, non è una bella cosa, io non discuto, per l'amor di Dio. Intanto per cominciare si andrebbe ad apprezzare le vecchie storie. Quel quadro lì, se ci avvicini, vediamo che il trionfo d'Apollo è un po' buio, Però, amore mio, 700 Francia, Valen, stupendo, una tavola meravigliosa, stato di conservazione perfetto e vai. Vai, vai, vai. Voi chiedete a Clara quello che vi interessa. Non c'è nessun impegno, ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro, ma guai al mondo, guai, guai, guai. Le 11. Boh, possiamo anche farlo. Ci saranno lì le cose, Bene, bene, bene. Clara, i Nezucchi adesso lasciali un po' stare, poi li vediamo, dai, su. Io ve l'ho fatti vedere in apertura, ve l'ho fatti vedere una ventina, 20, 25 pezzi, un po' li ho dati anche, ma non è la rubrica, questa è la rubrica d'antiquariato. Ecco, per esempio, quello è un pezzo clamoroso, quell'orologio, è particolarissimo perché è piccolo, 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 hai capito? È impero vero, una cosa bella, funzionante fra l'altro. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene, va molto bene.
Sì, è già andato a farlo, diglielo. E certo. Certamente sì. Amore mio, vai tranquillo, la fine del mondo. Quello rimarrà un mistero glorioso, eh? Ragazzi, quelli sono 8 camei del 700 Napoli, una cosa straordinaria, ma per l'amor di Dio, va bene. Lì ci vuole, hai capito? Ma non, va bene tutto, io sono felice. No, non ho voglia, a meno che non mi venga richiesto, di far vedere cose leggere nel senso, vedete signori, io da buon genovese ho un sacro rispetto del denaro, anche perché si fa tanta fatica a guadagnarlo, no? Allora, nella mia mente sono soddisfatto quando riesco a dare degli oggetti che sono soldi, come dico io, spesi bene, che poi spesi è una parola che potremmo cancellare. Io ho la pretesa di dirvi che sono investiti, ma in maniera seria. Quando parliamo d'antiquariato, ragazzi, lasciamo fare, io potrei aprire un discorso lungo come la Quaresima, ma siccome sono tutti amici, tutte persone che io non voglio dire nulla, cioè voi lo sapete benissimo, io l'arte moderna, contemporanea, l'apprezzo poco, ma è un mio limite, per l'amor di Dio, ho fatto degli errori grandissimi sull'arte contemporanea, pensate che io sorridevo quando Lucio Fontana ha fatto la prima mostra a Milano e si parlava di 1 milione a pezzo, milione di lire, attenti, di lire. Però perché? Perché non è nelle mie corde. Però voglio dirvi una cosa, a parte qualche rarissima eccezione, dove tu non puoi sbagliare è sull'antiquariato. L'antiquariato non c'è una linea di mercanti dietro che hanno interesse a spingere, perché per spingere un articolo, per spingere un pittore, per esempio, critiche, mostre, questo, c'è da investire centinaia di migliaia di euro, è chiaro? Cataloghi. Allora, bisogna che chi sponsorizza l'operazione ne abbia da parte 200 pezzi, 300 pezzi, perché l'operazione alla fine diventa redditizia. E lì è un'operazione di commercio, hai capito? È come quando qualcuno ha la forza di far muovere le azioni, è tutto un discorso di macroeconomia che non mi interessa e non sono in grado di affrontare. Certo, ci sono degli amici miei che dicono che ci sono dei pezzi che paghi uno e puoi rivendere a 100. Io non lo so. Però una cosa sicura, che se compri un pezzo d'antiquariato giusto, lo paghi 10 in questo momento che il mercato è sotto zero, sicuramente se domani hai voglia lo venderai a 11, a 12, a 15, a 14, mai a 9, perché più giù di così non può andare, poi fai quello che vuoi, anche perché chi parla in questo momento è quello che vi vuol vendere, perciò capisci che diventano battute che non contano, no? Lì ci sono i cosi, No. Ah, sì? Oh, io sono arrivato a 85 kg vestito, Ero 100, 103, 104. Però mi sento benissimo adesso, Scarsi. E di questo non so se 14 ancora. Sarà anche questo. Ha ragione, saluta la Clara, un abbraccione. Un abbraccione grande. Eventualmente. Beh. Certo. Una meraviglia, quello che vuole Clara. Io presento volentieri tutto quello che mi chiedete.
Poi, se uno non ha delle idee, presento anche oggetti che mi vengono in mente. Io per l'altezza che ho, sono l'età, cioè vabbè, qualche chilometro, ma non è che sono molto grosso. No, però se perdi 7-8 è meglio, No, 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 non ho mica detto che sei obeso. Voglio dire, io l'ho rischiato, c'è stato un momento che sentivo proprio qui, come le chiamo, le maniglie dell'amore. Amore mio! Sì, i lampadari li abbiamo, io ho proibito addirittura di inquadrarli, ma se voi, ma glieli facciamo vedere, cara. Però vedete, signori, anche lì, parlare di Murano e poi sento un sacco di discorsi, di chi mi dà un fastidio, allora evito di fare. Però, ragazzi miei, sapete, e voi ricordatevi sempre della favola, della volpe e dell'uva. Quando non ci arrivi, quando la volpe non arriva all'uva e dice che è acerba, che non è buona, hai capito? Io non so cosa dirvi, ragazzi. Qui c'è lì, vedete, non esiste un emittente, un'azienda che quando ti apre la carrellata ti fa vedere quello che state vedendo. Ragazzi, qui c'è un... lo vedete da soli, no? Lo vedete da soli. E c'è una quantità e una qualità di oggetti che è incredibile, incredibile, incredibile. E quando, è come quando Gianfranco vi apre la carrellata dell'Ottocento, non ieri per esempio ha fatto una cosa, c'era una svendita di quadri, che noi riteniamo, che poi anche lì è sbagliato, appunto, ma poi noi li riteniamo commerciali, ma non è giusto, non è giusto, perché ieri aveva delle cose, io ci ho dato un'occhiata ogni tanto, è per una questione, ragazzi, c'era Mario, c'era Allegretti per esempio, che è una roba straordinaria, bella quell'opera là, oh, ma bella vera, c'erano opere straordinarie, a dei prezzi tutti al 50%, Irace, ragazzi, pezzi che io quando ero ragazzino ho conosciuto questi pittori, Si compravano, oggi sono già su un mercato diverso, però va bene. L'importante è che gli amici le sappiano queste cose. Io sono, chiedo scusa, il signor Carlo durante la carrellata ha intravisto un piatto Vienna, dovremmo poi presentarlo. Certo che sì. Quello di smalto? Ah. No, perché piatti Vienna, ma no, assolutamente sì. Piatti Vienna, io ho anche quelli di porcellana, attenzione, per quello che ti ho chiesto. Questo mettilo qua, poi ora vediamo. Lasciale finire bene la carrellata. Tenga, tenga, direttore. Guarda che capolavori, ma ti rendi conto? Ti rendi conto cosa c'è lì, ragazzi? Siamo in Francia. Sono delle cose strepitose. E li trova, va bene. Oh, ragazzi, io ve l'ho detto, io sono strafelice. Se mi metto a guardare mentre fa la carrellata e mi viene voglia di interromperlo continuamente, non lo voglio fare, laggiù c'è due piatti Limoges, ci sono cose incredibili, ora lo lasciamo lavorare, lui sa fare il suo lavoro con calma. Cosa vuoi? Ah sì sì sì, vedi? Allora la scultura, quella in porcellana, è Napoli. Napoli, XIX secolo, lui e lei, tutti i bronzi, le porcellane, i fiori, questo qua, sono Parigi. Ha chiamato un signore? Sì. Sì? Stavo facendo
che cosa devo farci io, ragazza mia? Guarda un po', guarda un po'. Ah, il mio amico! Vabbè, ragazzi, Oddio, ti dirò, Però è così, è così, è così. Certo, certo. Ha ragione. E fa bene. Perché? Perché studia, si è specializzato in un settore e allora, amore mio, queste qui sono delle cose mostruose, mostruose, mostruose. Le vediamo di profilo, però ragazzi, hanno delle espressioni. Cioè quei bronzi, guarda, sono una roba... Come fai a rimanere indifferente? Non lo so, ragazzi... Pezzi di quel livello. Guardalo, ti parla. Capisci? Io stamattina guardavo una scultura, che un giorno vi faremo vedere, la stavo esaminando, perché vedete, gli oggetti quando arrivano qui, poi io prima di metterli fuori, prima di farveli vedere, sono io il primo a guardarli, non avete idea quanto me li guardo, li studio. C'è un centro in argento, questi sono in bronzo, là c'è un centro in argento Russia firmato da manicomio. E uno mi diceva, uno dei miei collaboratori, sono giovani per l'amor di Dio, diceva ma però i punzoni, dico guarda i punzoni ci sono, ma non mi interessa neanche guardarli. Guarda l'oggetto, ti parla. Questi ti parlano queste cose. Queste sono delle cose incredibili. Per chi ha una certa sensibilità, poi per chi le cose è abituato a vedere le coppie, le fusioni in cera persa, tutte stesse, va tutto bene, ragazzi. Il commercio, il mondo, è fatto di tante cose, hai capito? Questi sono due pezzi mostruosi, due capolavori incredibili. Quello è il commerciante d'oro, l'altro è la chiromante. Sono due cose da manicomio, da museo, San Pietroburgo. Sono due cose, la base è tutta in malachite, ragazzi. Con la base in malachite da diventare scemi, la vedi com'è. Però va bene, voglio dire, se vogliamo parliamo di questi, di quelli. Ne parliamo tutto il giorno, ne parliamo per giornate intere. Io però ne parlo volentieri quando so che dalla parte di là della telecamera, falli vedere, dalla parte di là della telecamera ci sono persone che hanno la sensibilità quantomeno, hai capito? Eccolo là, va bene. Vedete cari, in una villa palladiana dopo Treviso, 7-8 mesi or sono, io feci vedere anche le fotografie di quella villa, tutto, le feci, perché poi mi diverte rendervi partecipi, no? C'era una serie di lampadari che però erano da revisionare. Allora, siccome io ho ancora la fortuna di avere, come dicevo prima su un pezzo d'avorio, di avere l'amicizia, la conoscenza di personaggi, di restauratori incredibili, io ho voluto, prima di presentarli a voi, che questi fossero tutti messi a posto in maniera perfetta. Allora, prima di tutto, gli impianti elettrici di questi lampadari sono tutti nuovi, capisci? Nuovi! Perché ci tengo a sottolinearlo? Perché, amici cari, i fili che c'erano lì erano cotti, come diciamo noi, e potevi correre il rischio che facessero dei cortocircuiti, così ti scoppiano, ti salta la luce in casa, benedizioni, eccetera. Sono tutti nuovi, in più sono tutti smontati, revisionati, eccetera. Ora, sono dei capolavori, siccome anche questi sono carezzoni, li vedi, Murano, eccezionali, io non... Signori, li faccio vedere volentieri, se c'è qualcuno, poi sono lampadari, lì ci vuole il posto dove metterli.
Se non hai l'ambiente dove ve lo portiamo noi a casa, i miei collaboratori, ve lo portiamo, agganciano, fanno tutto quello che c'è da fare, vi mando a una persona, le ho mandato addirittura le lampadine. Signor Sone, chiedo scusa, poi per il signor Giovanni dovremmo presentare anche l'orologio e smalti e argento. Ce ne sono due, cara. Sì. Tranquillo, poi vediamo, con calma. Lì ce n'è uno addirittura pubblicato, bisogna trovare poi. Andiamo a vedere bene i lampadari. Sì, ma... sì, prendili, prendili. Vieni qua, questi li faccio vedere velocemente. Voglio fare cose importanti io se ci sono delle sensibilità, capito? I lampadari, falli vedere bene. Ah, buon. Quello era Sendorfer, quello è la fine del mondo. Vai, questo va bene, questo sì. No, non ci eravamo capiti. Sì, ma intanto sarà... Certo, caro, ma scherzi, dai, su. Io sono strafelice di farti vedere. Ma non è vero, siamo felicissimi. Sai che cos'è quell'orologio? Io mi auguro che te l'ha chiesto sappia. È Hermann Rassendorfer, uno dei due fondatori della manifattura. Della manifattura di Vienna. Allora, vieni qua. Sentite, cari. Allora, prima ti faccio vedere l'orologio che avevamo sbagliato, non avevamo capito di quale orologio parlavi. Allora, l'orologio che diceva Clara è questo. Signori, guardate bene, adesso quando stringe l'immagine, vedi qua? Questo è argento e smalti. È firmato questo capolavoro da Hermann Rassendorfer. Qui vuol dire investire denaro, perché ragazzi questo è uno di quei capolavori. Fai vedere che scendi, che c'è tutta la scultura che sostiene, vedi là, tutta in argento, anche questa, è clamoroso. Poi c'è la base, la vedi qua, la base tutta miniata, anche lei. Signori, questi sono pezzi... perdonatemi, io non voglio che si offenda nessuno, per la sensibilità, cioè questi sono pezzi assolutamente, vedi, un oggetto così lo puoi trovare esposto in una vetrina del Vittorio Albert Museo o del Museo di Vienna. Ragazzi, adesso non si può viaggiare, siamo tutti fermi a casa, tutti bene, tutto tranquillo, ma anche sfogliando cataloghi, hai capito? L'altro giorno l'ho fatto stampare, che poi tutto quello che dico lo trovate tranquillamente anche sul telefonino. No? Io non sono capace, non ho dimestichezza, però io qualche arriva. Ora io l'ho fatto stampare l'altro giorno, perché? Perché a un certo momento è giusto, vi tolgo anche il fastidio, vedi qua. Allora, vieni qua. Questo non è che l'ho scritto io, questo leggi qua sopra, c'è scritto smalto, cosa c'è scritto là? Smalti artistici viennesi della seconda metà dell'Ottocento. Ora, siccome è complicato, vi leggo io. La seconda metà, eccolo. Allora, qui operano, dopo appunto che la famiglia, la casa reale, ha dato incarico di risvegliare questa manifattura, i due grandi maestri, Hermann Rassendorfer ed Hermann Bonn, i quali interpretarono i gusti del pubblico che frequentava la casa. La centrale della capitale austriaca ispirarono a loro volta lo stile dell'intera, poi ve lo leggete, io lo sapete, sono da questo punto di vista di poche parole. Fogliando tutte queste pagine, è vero, ho trovato addirittura, qui ai mobiletti, quei monetieri, io ho trovato addirittura, ecco, vedete questa cornucopia di Hermann Bonn? Io ne ho la sorella, La sorella è là, prendila, la firmata, capite? Allora, perché prima ho detto, la vedi qua, questa è la sorella di questa che stavate vedendo, la vedi qui? Eccola lì, vedi? Hermann Bonn,
Ragazzi, Aurora, quando ti propone certe cose, credetemi, io alla mia età, dopo tutti questi anni, stamattina sono andato al bar, hanno riaperto i bar, prima dovevi prendere, andare fuori in macchina se volevi prenderti un caffè o comunque lontano dal bar perché non potevi. Ti facevano asporto, invece adesso te lo puoi prendere. Allora, mentre lui che prendeva un caffè, dico sì, sì, dai che devo andare. Mi fa, perché ancora lei lavora? E dico, oh, e se non lavoro muoio. E mi ha guardato perché pensava che le dicessi che muoio di fame. No, ringraziando Dio non muoio di fame. Ma se io non lavoro, se non ho questi contatti, questo qua, muoio di noia. Non ce la farei mai. Però, perdonatemi, non mi permetterei mai di venire qui a dirvi che Gesù è morto dal freddo. Hai capito? Perché, ragazzi, fa parte di un'etica professionale. Alla mia età, hai capito? E poi però le dimostrazioni io ve le do tutte le volte che volete. Perché un oggetto di questo livello, ce ne sono di cornucopie, io ne ho qua, voi lo sapete, ragazzi, qui siamo ad Aurora, va bene? Aurora è in grado, no, no, non prende, per l'amor di Dio, no, non lascia stare, se no qui facciamo. Aurora è in grado di farti vedere e di darti veramente oggetti incredibili. Però io ogni tanto, no, sono felice, sapete perché? Perché ogni tanto qualche pezzo riesco a darlo, non riesco io, ma qualcuno lo chiede, lo prende, lo prenota, a persone che hanno la sensibilità di capire o hanno la voglia, perdonatemi ancora questa espressione, di investire. Perché qui si tratta di investire in maniera seria, in maniera oculata, e risparmio questo o quello, perché è così, ragazzi. Questa è un'opera, Herman Bon. Bellissimo. Capisci? Herman Bon. Questo è un orologio Rassendorfer. Vedi qua? Lo vedi qua? Capolavoro. Poi c'ho addirittura un vaso bianzato, quello dammelo là sull'espositore là, di Rassendorfer, e ce n'ho anche uno che è una roba incredibile, di Wagner, altro grande artista. Guarda questo Rassendorfer che cos'è, guarda, guarda. Ragazzi, quello è l'interno, facci dentro Mino, se no non si capisce niente. È tutto dipinto da lì fino in fondo. Guarda cos'è qua. No, ma passiamo qualche ora serena, bella, tranquilla, a questo modo, vedi. A questo modo non mi annoio io e non si annoia nessuno. Perché sono sicuro, poi uno, oh, se si annoia a vedere questi oggetti, non ci posso fare niente. Guarda che lavoro. Guarda che lavoro. E poi questo, fallo vedere questo, ragazzi, ma quanti anni sono che non vedete un oggetto così? Sono tutti argento e smalti, eh? Quanti anni sono che non vedete un oggetto così? Ora vi dico un'ultima cosa. Noi siamo... Quanti ne abbiamo oggi? 7, 8, 6 di dicembre. Voglio dire tanto, secondo il mio modo di vedere, fra tre mesi, andiamo tutti i vaccini, ne avranno già fatto non so quanti, perché a gennaio già vedrete quanti vaccini ci saranno. Febbraio non ne parliamo. Riparte l'economia, perché con tutto quello che arriva, perché ragazzi tutta l'Europa, tutto il mondo si è reso conto che un po' perché questo coronavirus ha dato delle botte terribili, un po' perché c'è stata veramente una politica di terrorismo, anche per dire alla gente stai a casa, che non ci stava, beh? Allora borda, notizie, terrorismo. Tutti fermi. Io conosco, ma non è che poi lo devo dire io, perché ragazzi basta sentire la cosa della Banca d'Italia. Dice
i risparmi sono aumentati di non so quanti miliardi, perché la gente ha paura di spendere, non si rendono conto. Allora c'è gente che arriva a dirti: vendimi la cornucopia, vedi tu, qui c'è dei prezzi clamorosi in base a quello che vale. Voi, se volete comprare oggetti di questo livello, li pagate, mi perdoni per questo te, un tozzo di pane. Questi sono oggetti che hanno valore mondiale, internazionale. Questi oggetti non è che li conosco io e non li conosce il mio vicino di casa. Questi oggetti, che tu parli di Italia, che tu parli di Francia, di Germania, di Inghilterra, di Austria, di Russia, di America, di Giappone, di Cina, dove vuoi tu in tutto il globo, a meno che non vai nella foresta amazzonica, con gli indigeni, loro non la conoscono, ma il resto del mondo lo sanno tutti che cos'è, capisci? Allora hai dei valori veri, irripetibili, perché ragazzi non c'è nessuno a Vienna che te la fa, eh? Il signor Hermann Bohm non c'è lì che lavora, era, ora... È troppo facile capire che sono cose serie, vere, che sono indiscutibili. Poi ragazzi, voi fate quello che volete. Comunque, se siete per combinazione interessati a qualcosa di questo genere, chiedete a Clara. Io vi dico che oggi avete la possibilità di comprare, non bene, molto di più. Questo era il piatto che dovevamo far vedere. È funzionante, amore, certo, non mi venire a dire, scusa, voglio dirti una cosa, se vuoi la precisione, comprati quelli a batteria, l'orologio è qua, perfettamente funzionante, lo vedi? Stupendo, io non lo apro, so che funziona, va in orario più o meno, è tutto a posto, tutto perfetto. Guarda la miniatura, ragazzi, parliamo di un'opera d'arte incredibile, incredibile. Leggi? Lo vedete? Signori, io vi dico una cosa, se avete idea, guardate questi pezzi, non perdeteli, datemi retta, perché no, non voglio, grazie, però non vorrei nemmeno che qualcuno dicesse aveva ragione, quello che volete voi cari, quello che volete voi. Ricordatevi quello che vi stavo dicendo, qui fra due mesi, tre mesi al massimo, fra tre mesi, dimmi. Amore, è certo che sono in due. Signori, no, io, signori sentite, io vi ho fatto vedere il prezzo di questo orologio, giusto? Non è un mistero, 8.500, ma Clara è autorizzata a darvi il prezzo diverso. Io voglio, siete in due, altri che hanno telefonato per quello, per quell'altro. Vi dico una cosa, quando il mio vecchio, la mia vecchia, mi dicevano, te l'avevo detto, magari succedeva qualcosa perché io avevo la mia testa e loro la vedevano in maniera diversa, mi dava un fastidio terribile, perciò mi riprometto veramente tutte le volte, non dirò mai te l'avevo detto, però è mio dovere, ritengo sia mio dovere dire queste cose. Nell'arco, non di anni, perché gli anni, io vi dico, nell'arco di qualche mese, quando finisce sto terrorismo, sta paura, sto incubo di sto virus e riparte il... Questi pezzi non li vediamo più. E se qualcuno
deciderà di mettere sul mercato determinati pezzi, a quali prezzi? Poi voi fate quello che volete. Quello Cassone, che volete. Signor Cassone, tanti complimenti per gli splendidi smalti Vienna da parte del signor Antonio. Grazie caro Antonio, anche a lei. Allora, volevo dirvi... amore, sono in quattro, io non dico niente più, perché poi vedi Clara, parlare di queste cose, io faccio, se vado avanti ancora, faccio la figura dell'imbonitore. Ed è una cosa che non mi va, hai capito? Io ho più di 60 anni di attività in questo lavoro, ho demolito le collezioni più importanti che avevamo in Italia. Parlo della collezione dei Gonzaga o della collezione dei Venier, perché c'ho i cataloghi lì, ragazzi, lasciamo stare chi ha la mia età, ma anche un po' più giovane. Io, quando abbiamo fatto Venier, erano 78, 76, sì, 1900, c'ho i cataloghi di là, se tu li prendi, di là, nel mio ufficio, apri cosa, vedi i cataloghi, c'è Palazzo Gonzaga, vai a prendere, vai a prendere, o facci tu, uguale, insomma, vedi che c'è Villa Venier, Palazzo Gonzaga, Rivara, ci sono le aste più importanti degli anni 70-80. Certo, io ero giovane, però ero il direttore di vendita, il banditore di quelle aste. Ne avrò viste di cose. Che dite voi? Ne avrò viste di cose passare sotto i miei occhi? Io mi ricordo sempre, guardate, un contenitore che se mi portano in catalogo ve lo faccio vedere, era di una collezione dei Gonzaga, di Serrau, che c'è un mio amico che ha fatto vedere delle scatolette grandi così, giustamente! Ha detto sono solo da museo, ed è giusto, ha ragione. Dice qui nessuno al mondo, e io dicevo va bene, però io ne avevo una grande così a Palazzo Gonzaga, che è stata venduta, all'epoca fece rumore perché si parlava di 60 milioni. Oggi di lire chiaramente, oggi è stata, io l'ultima notizia che ho avuto di quel pezzo, perché è un pezzo famoso nel mondo, è vero, si parlava di 500-600 mila euro, ma è uguale. Sono casi, sono cose. Io però vi dico una cosa, signori. Non mi va di fare chiacchiere, perché poi secondo quello che dici c'è sempre qualche, l'ho detto prima, la volpe, l'uva. E c'è chi invece di godere di queste cose magari invidia. Appena chiamato la signora Graziella, che sì. Oh, oh! E là c'era roba straordinaria, ragazzi. Pensa. Sono felice, cara. Felice davvero. Venier, ragazzi, in quella villa, pensa, insomma, ci abbiamo messo 4 mesi, eravamo un gruppo della Michelangelo, dove c'era Giorgio Baratti, Corbelli e altre persone, poi tutti dei tecnici non tecnici dalla telecamera, tecnici di antiquariato, di qua. E io mi ricordo c'era uno scalone c'era uno scalone dove saliva il conte ancora col cavallo su nella villa, dentro la villa, non uno scalone grande, salivano. Io i primi giorni facevo fatica, mi dovevo fermare a metà dello scalone. Poi siccome lì ho fatto anche un po' di dieta, allora facevo le scale di corsa, sono stati chiusi là dentro più di 4 mesi. A un certo momento viene il giorno, uno o due giorni prima di aprire l'esposizione, io vado... A me in abito, non stavo mai in abito, è vero, e avevo sempre il maglione, il vestito normale, no? Beh, no? Non è che con l'abito non sei normale, vestito così, sportivo. Ragazzi, metto l'abito, erano diventati tutti doppio petto abbondante, tutti, mamma mia, che adesso come faccio? La camicia uguale, ci andava altro che due dita, ci andava tutta la mano.
sono corso a Brescia a comprare sei vestiti, le camicie, questo, quell'altro. Ho fatto impazzire un sarto che doveva aggiustarli. Però è stata la prima volta che ho fatto tutta l'asta in piedi, il bandivo l'asta, a quell'epoca avevo anche la barba nera, qualcuno se lo ricorda. E tutta l'asta in piedi senza sentire la stanchezza. Quei cataloghi l'avete preso? Ma va a dormire, vai. Negli armadi ce n'è tutta una serie, cosa vuoi che fa? E beh, comprati un paio di occhiali, vai dall'oculista, poi tu mi vieni a dire, ce ne saranno 20 cataloghi lì, non uno. Ben, c'è tutto, è asta. Non lo so io. Boh, vabbè. Adesso arrivano, mi porta claro. No, perché altrimenti dice che io sono un parolaio. Parla. No, io te le devo far vedere le cose, non che parlo. Amore mio, vabbè, questo vassoio. Cosa dite voi? Sapete, io lo metterei, per la verità, questa è un'idea che un po' che ho, ma mi dispiace, sai cosa? Perdere. Lo volevo mettere su un pannello, no? E appenderlo. Però è talmente bello questo piedino che non si vedrebbe più. Vabbè, non è un problema, vedremo. Tutto quello che c'è intorno sono 12 segni zodiacali. 12 segni zodiacali! Incredibile. Al centro c'è una scena meravigliosa. La Natività di Venere è il titolo dell'opera centrale. Falla vedere bene, Mino. È tutto uno smalto a piccolo fuoco di Vienna. Anche questo ha un prezzo meraviglioso. Se è difficoltoso vado io, 31 centimetri, per 28 e mezzo, non è che sia adesso, guardate cos'è sto oggetto, che cosa vuoi che ti dica ragazzo mio, ti pare? Assolutamente sì. I leoni sono qua, ma certo che te li faccio vedere, poi queste cose le faccio togliere. I due leoni di Giustiniani, tutti dorati a oro matto del 700 Napoli, li vedi qua? Provenienza, guarda, sono passati anche da Cristi, li vedi lì, c'è ancora il numero di catalogo, tutto. Sono due cose incredibili. No, stamattina mi diverte farvi vedere le cose importanti. È chiaro? Mino, che io devo fare un salto nel mio ufficio, scusa, perché sarà una cosa, però il fatto che non ci arrivino i cataloghi mi dà un fastidio. Allora me li vado a prendere io, ci metto un minuto. Non vuole niente a prendere i cataloghi. Forse non mi sono spiegato bene.
Allora, posso passare? Sì, sì, già. Allora, toglimi gli smalti. Ecco fatto, sono arrivati i catalogi. Allora, Mino. Per esempio, vieni qua. Questo che ho qua è Palazzo Gonzaga, lo vedete? Sì? Non credo, amore, Giustiniani. Forse c'è qualche numero, non ho idea, amore. O forse sì, questo. Figurati, questo, se prendi la lente, vediamo cos'è. C'è una cosa impressa nella porcellana. È una N? Napoli? Sì, allora sì. Guardi, io le dico... Signori, le vede sotto, qui, dentro la porcellana, c'è anche una N. Dov'è la lente? Prendila. Non credo che, forse riesci, forse no. Sono catalogati, ma pensate, passano anche dalla Christie, cioè non è che passano dalla Stecciola, Christie, lo vedi, col numero di catalogo e tutto quanto. Ve lo firmo io il certificato, non c'è discussione, ragazzi, è troppo facile. Poi vedete voi, fate come vi pare. Allora, intanto il calamaio in argento è confermato. Grazie. Giustiniani, XVIII secolo. Amore mio, va bene. No, si potrebbe essere lì dove c'è l'argento russo. Vado a vedere. Se fai veloce, sì. Allora, ti stavo dicendo. Qui eravamo nell'aprile del 1981. Vedete qua? Leggili, il palazzo, lo vedi là? Palazzo Gonzaga. Scendi, vedi il palazzo? Poi se guardi, qui c'è una foto dell'interno, lo vedi? Allora abbiamo vendita all'asta, immobile, bla bla bla, casa d'aste Michelangelo, Venezia, esposizione, Palazzo Gonzaga. Eccolo qua, vedete, qui c'era tutte le tornate d'asta, le vedete qua, vai a leggere sotto cosa c'è scritto? Direttore della vendita Giacomo Chiossone, dovrei essere io, che dite voi, giusto? Ora, questo è solo Palazzo Gonzaga e qui c'è quel pezzo che mi è rimasto impresso, c'è un oggetto qua, eccolo, vedi questo oggi si trova credo in un museo, questo è una scatola, un contenitore di tartaruga, oro e argento, firmato da Serrao del 1700, Napoli, hai capito, una roba da manicomio. Questo è un oggetto che, lì c'è tutta la descrizione, ma questo per dirvi, vedete signori, mi sono passate fra le mani le cose importantissime, non importanti. Io anche qui per esempio, uno mi dice, sono marcati, dammi la lente, non so cosa significa, ma c'è un marchio, è vero, c'è una N impressa dentro la porcellana. Comunque sono Giustiniani, te lo dico io, ma te lo dice chiunque capisce queste cose, sono del 700, Napoli 700,
tutti dorati in oro matto, vedete voi come vi pare. Sì, sì, ma non c'è problema, mettili là, mettili là. Oh, qui per esempio, ecco, questa è la Villa Giraffa, un altro catalogo importantissimo. Dimmi, cara. Sì. Agosto. Se è così glieli, voglio, glieli do. No, se è perché questi l'hanno tenuti fermi a Roma per un amico che purtroppo... La so io, ha ragione. Oh, io c'ho, vedi Clara, quando voi mi dite delle cose che non... Faccio finta di essere... Hai capito? Però, ringraziando Dio... Ho ancora una memoria fortissima, ringraziando Dio, ripeto. Quello che ti ha detto l'amico è la verità, solo che non mandava più, hai capito? Avevo fatto io, me lo ricordo bene. Leggi qua, Mino. Vedi? Però va bene così, non c'è problema, daglieli. Che è giusto, no, no, ha ragione, ha detto la verità, oh ragazzi, è vero, ma eravamo a agosto. Va bene, ho preso questi due o tre cataloghi, che poi adesso me li riportano di là, per dire che cosa? Per dirvi che quando Chiossone vi dice cose tipo quelle che ho detto prima, che vi ho detto, signori, avete, secondo me, massimo 3 mesi. Poi certi oggetti spariscono. Spariscono una parte perché l'avete comprati, una parte perché magari qualcuno... Perché vedete, ci sono persone che hanno dato oggetti da vendere perché hanno realmente bisogno di realizzare. Altri per capriccio, per una questione psicologica, per un terrorismo. Nel senso che... Dice, ma non si sa mai, vendilo, vendilo, qui e là, metto i soldi lì. Va bene, io rispetto tutto, d'altra parte questo fa parte del nostro lavoro, no? Ma appena si normalizza la situazione, e ormai si sta per normalizzare, perché ragazzi, a Londra mi pare che hanno cominciato, cominciano adesso, a fare i vaccini, capito? In Russia hanno già cominciato. Noi sappiamo già che per gennaio ne avremo una quantità enorme di vaccini, ma noi che siamo? Germania, Francia, si normalizza la situazione. Riparte l'economia e voi pensate di comprare Rassendorfer ai prezzi che avete sentito? Voi pensate di comprare oggetti Mosca, Russia, San Pietroburgo? Questo, non lo so, voi pensate di poter comprare pezzi di questo livello al prezzo che va detto Clara? Esatto. Clara ti ha detto, scordatele queste cose, hai capito? Però non vi dirò mai, io l'avevo detto perché mi dà fastidio, ma è mio dovere però dirvi, signori... Signor Chiossone, siccome... è confermata la coppia di Leoni Giustiniani. Grazie cara, grazie. Siccome non mi va... di fare la figura dell'imbonitore, perché poi alla fine tu insisti per fare, per convincere qualcuno di voi a prenotare questo anziché quello, anziché quell'altro. E allora che vuol dire? Se insisti troppo. Ma d'altra parte io mi sento in dovere, specialmente nei confronti di qualcuno, di dire, oh, attento, non perdere queste cose, vai! E poi, ragazzi... Chi vi parla è il primo collezionista fra tutti voi. Ragazzi, io che colleziono pezzi, ringraziando Dio, quando facevo queste aste, vedi, 80, Villa Venier non l'ho trovata, ce l'ho di là, ma 81, 79... Quando io facevo queste aste, che dirigevo queste aste, già all'epoca, anche prima di allora, se c'era qualche pezzo che potevo permettermi, lo compravo, lo mettevo via. E sono riuscito a mettere insieme una discreta collezione. Tutt'oggi,
Ogni tanto sentite dire questo, se potessi andrebbe in Via Algardi. Via Algardi è la mia residenza, no? Perché? Perché ragazzi, se io sono tranquillo dopo tanti anni, io se dovessi vivere con la pensione, una volta dicevo mi ci compro le sigarette, adesso per fortuna ho smesso di fumare, ma non per il costo, ho smesso di fumare per una questione giustamente che bisognerebbe mai neanche cominciare a fumare, però vabbè. Ma perché? Perché quando sono a casa e mi guardo intorno e vedo gli oggetti che sono riuscito a mettere insieme, sto tranquillo, sereno. E allora quando io insisto con voi, dico datemi ascolto, poi fai che ti pare, fai che ti pare. Anche perché la verità è che ormai tutte queste televendite, vedi, potrei raccontarvi che chi ha portato la televendita in Italia è il sottoscritto. Qualcuno di voi lo sa. Adesso c'è pieno, prima eravamo soli, no? Io sono uscito da quella grande azienda dopo un po' di tempo, ma è stata sempre l'unica. Poi adesso giri, oggi pomeriggio se tu ti metti lì e fai un po' di zapping sui canali dal 121 in avanti, e tutti che ti raccontano. Allora dico avete ragione e non voglio più raccontare niente perché... Perché te l'ho detto prima, alla fine diventi un imbonitore. Amore, vogliamo andare avanti, direttore? Mi hanno chiesto la coppia di rappresentare. Sì, i due, certo, certo. Allora, toglimi questo, portami qui quegli oggetti, io quelli li faccio vedere perché sono felice di mostrarli. Mettilo lì. Olè, no, un po' più qua. Bene. Ok. Spingi e vai. Questo è uno. Vedete, signori. Sì. Sì. Sarebbe interessato alla coppia di Blondi, però lui deve sposare prima col figlio, quindi vuole la presentazione nel momento in cui c'è la possibilità che il figlio le veda. Quindi possiamo un attimino. Certo, certo, aspettiamo, ci mancherebbe altro. Allora, questo rimettilo là. Amore mio, ora vi toglie anche quello, ne parliamo fra poco di questi, scusatemi. Vorrei farvi vedere un attimino questo oggetto che me l'hanno chiesto anche prima. Questo è una zuccheriera, faceva parte di un servizio e qui la famiglia me l'ha dato ogni tanto. Questo è museale. Perché dico così? Perché ragazzi, questo è un oggetto, uno dei pochi oggetti veri, veri, lo ripeto ancora, con una V grande come una casa, Paul Store, Londra 1821-22, non mi ricordo bene. Comunque c'è tutto, punzoni, questa. Ma perché vi dico Paul Store? Perché ti dico te li firmo io, non c'è problema? Io quando voi lo volete, il certificato ve lo firmo, ma sono felice di farlo, sono felice di farlo. Questo oggetto, vi dico Paul Store, perché? Perché ho il parere di un certo signor Cookman, che colleziona argenti, importanti, sicuramente sa di chi parlo. Questa zuccheriera, perché così la voglio chiamare, è una roba incredibile, però riesce a valutarla solo, prima di tutto, per la consistenza di questo oggetto. Poi pensate, una cosa,
No, ti vorrei dare il peso, ma non perché il peso te lo vorrei dare per dirti che consistenza ha, che argento è, hai capito? Perché ragazzi, questa è una scultura, questo è un pezzo incredibile, una cosa, vedi, è come se parli di un argento Paul de la Mairie, se parli di un argento Odio, se poi veniamo in Italia dobbiamo parlare di un argento, che so io, Toretta, oppure qualcosa del Vaticano, insomma lo sapete meglio di me, eh? Noi argenti qui non ne facciamo mai, è chiaro? Perché c'è, vedete, anche lì è giusto riconoscere chi è più bravo, più forte, insomma, c'è un'organizzazione, fra l'altro un amico, è vero, che sugli argenti è intoccabile, secondo me. Va bene? Primo, alla mia età più o meno, ma sì, credo che avrà forse un anno meno, siamo stati giovanissimi insieme, abbiamo fatto... Ma è una persona seria, è una persona che sa quello che dice. Perché vedete, quando le persone sono all'altezza e sanno quello che dicono quando parlano di un oggetto, io li rispetto. Sugli argenti, tanto ho una collezione incredibile, a pezzi, è fortissimo, 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 fortissimo vero. E allora io... Poi mi capita, come in questo caso, di avere qualche chicca, perché me l'hanno offerta questo, quella, a un prezzo meraviglioso, e allora che ti dico? Dico, guarda, questo è un oggetto che mi sento di dirti compralo, mi sento di dirti prendilo che non ti sbagli sicuramente, perché un oggetto di questo livello, di Paul Store, di questa qualità, assolutamente immacolato, vedete, questo è come se tu fai una collezione di francobolli, no? Allora prendi un francobollo molto raro, molto importante, io non ne capisco niente di francobolli, però se manca un dentino dove si strappa il francobollo già perde di valore, qui uguale, è perfetto, capisci? Sono come quei due leoni di prima, di Napoli, perfetti, non avevano una mancanza d'oro, niente, perfetti, e allora quando gli oggetti arrivano a quei livelli io vi dico, fate uno sforzo e comprateli, prendeteli. Metteteli nella vostra collezione, che non potete assolutamente sbagliare, però decidete sempre voi, che mi sembra anche giusto, siete voi che li comprate, che li pagate. Oh, bene, 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 bene. Dica. Dipende, sì. Sì, perché lui già mi ha chiesto, non lo so. Però avete visto che c'è questo bisogno oggi con prezzi eccezionali. Va bene. Assolutamente sì. Hanno continuato a chiedere la proposta dell'orologio Ranzenbotte, il suo chiesone è ancora lì. Amore, vedi cara. Se c'è persone che, scusami l'espressione, che sono troppo attaccate al denaro, non ci posso fare niente. Vedete signori, io sono, scusate la gola, ci sono due alternative. O faccio tirar fuori gli oggettini, le cose, i giocattolini, 300, 500, 1000, 200, e ci divertiamo. Oppure andiamo avanti a vedere cose vere, ma non che quelli non sono veri, cose vere nel senso cose da investimento vero. Ma sulle cose dove
mi sento di dire a voi e a tutto il mondo, qui investi il tuo denaro. Ragazzi, i prezzi non possono essere giocattoli. Ora, in questo momento, voi comprate degli oggetti a prezzi incredibili per un insieme di cose, e ve l'ho già spiegato, lo sappiamo tutti perché. E ce n'è ancora poco di questo discorso, perché ve l'ho detto, parliamo di mesi ormai, di mesi per vedere il mercato che schizza. Ma fate quello che volete, non credeteci, per me è uguale, è chiaro. Però se tu mi chiedi le cose difficili, difficilissime, ci siamo attrezzati e le sappiamo fare molto bene ormai. Qualcuno di voi chiede i miracoli. I miracoli li dovete chiedere a Padre Pio, li dovete chiedere a San Nicola, che oggi è fra l'altro il suo coso qui a Bari, li dovete chiedere a Santa Rosalia in Sicilia, a Sant'Ambrogio a Milano, che ne so, ognuno ha il suo santo. I miracoli provate a raccomandarvi a loro. Aurora miracoli non ne può fare. È chiaro? Beh. Allora, direttore, questa io ho fatto già. Ricordiamo ai nostri amici che c'è 12 mesi a tasso zero. Ah, quello sì. Amore, io mi sono dimenticato, certamente. L'amico ha chiesto informazioni come la può pagare, cioè 12 mesi a tasso zero. 12 mesi a tasso zero, chiaramente. Questo è facile. Questo è facile, tu la puoi pagare. Allora, tutti gli oggetti c'è scritto anche, io non lo dico mai, ma però è giusto, mi dice Clara, perché non lo dice? Ha ragione. C'è scritto 12 mesi a tasso zero, questa è un'agevolazione incredibile, no? Tu pensa che la prima rata la pagherai a gennaio inoltrato, giusto? Bene, ma comunque non è un problema. Poi puoi anche pagare le cose con una dilazione lunga, ai prezzi che si compra oggi, io ve lo dico ancora, non vi dico di fare dei grossi sacrifici, quali? Chi è? Sì, Tazzine, tu devi star calmo, eh? Non mi devi far agitare, è chiaro? Allora, sentiamo chi le vuole, perché vedi, se no ti dico vattene al Vittorio Albert Museo a vederle, perché, sì, dimmi cara, sì. Grazie, lo dico io, però sappi che è un capolavoro incredibile. Lì investi il tuo... Signori, avete fatto anche da giovani, io l'ho fatto sempre per i miei figli, no? Il salvadanaio. È una bella cosa il salvadanaio, no? Ecco, quello che... Confermata la teiera. Grazie. Quello che vi sto proponendo io è di fare il salvadanaio. Se ti costa un sacrificio troppo grande, lascia perdere, perché non è né antibiotico né biscottini plasmon per i bambini, non possiamo vivere, si vive lo stesso senza questa, hai capito? Però Santa Maria, la vedrai in mano, quando mi vuol telefonare e dire che io sono lei è un buffone oppure che io sono lei aveva ragione, me lo dica, vai. Allora, vai con Dio. Allora, adesso, scusa Clara, mi ha portato qui delle tazze Vienna. Io non lo so, mi dici, prima di farmele presentare, che poi mi agito il cervello, signori sentite, io tre o quattro tazze Vienna Sorgenthal che continuano bla 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 a chiedere. Non è che io non le voglio far vedere, però vorrei farle vedere a persone, sapere che ci sono persone che parlano la stessa lingua. Perché quando io di una tazza vi chiedo 7-8 mila euro, magari oggi la pagate anche molto meno, però vorrei che chi ascolta sapesse che è vero. Perché l'ultima asta che c'è stata, cos'era? Vanenes? Mi pare Vanenes, se non mi... Eh? No,
parte mais nella teglierina 25.000, questo. No, no, ma una tazza Vienna Sorgenthal che ha fatto 5.500 più i diritti. E non era bella come quella che c'è qua. Hai capito, caro? Allora, se parliamo di quello, io le faccio vedere col cuore. Se no, ragazzi, tazze, ce n'ho tante. 300 euro, 500 euro, 700 euro. No, perché su quelle cose lì, siccome sono io il primo ad essere innamorato, no, non c'ho più niente. No, no, amore, non c'è più nulla. Dio di Sorgenthal mi è rimasto. I due vasi che ho qui, i due tripodi, vedete, quei due tripodi che ho lì, sono, no, sono là, vedi, perché io mi confondo sempre destra e sinistra. Quelli sono Sorgenthal, sono due tripodi incredibili, che se vuoi li faccio vedere, hanno un prezzo meraviglioso, meraviglioso, perché ragazzi, gli oggetti oggi sono a condizioni non favorevoli, molto, ma molto, ma molto di più. Poi ho queste tazze. No, non c'ho più nulla, ho dato tutto. Vi ho dato, no, Sorgenthal non c'ho niente. Piatti c'è delle cose, Vienna. Falle vedere là, falle vedere Mino, falle vedere, il piano in alto sono tutti Vienna, quei quattro in alto, sull'ultimo ripiano in alto sono Vienna, però sono Vienna metà 800, prima metà dell'800, non sono né Sorgenthal né Niedermayer, è chiaro? Sono Royal Vienna, molto belli, di qualità, anche perché quando parliamo di certi livelli, di certe epoche, Vienna aveva, meno male, se no sai quanti discorsi ci sarebbero, aveva l'abitudine di firmare, non di firmare, di imprimere dentro la porcellana, prima dentro il caolino, prima della cottura, la data. Ecco, io ho un tripode Niedermayer favoloso, quello verde, quello è una roba incredibile. Quello lo posso far vedere, però adesso ci mancherebbe, no, non mi vengono mai a dire che non ho voluto farle vedere, ti faccio vedere così en passant, vieni qua Mino, dai. Sorgenthal 1801, vieni qua amore, e 1802, questa vedi? È un oggetto sano, intatta, perfetta, queste cose per essere, per gridare al mondo, guarda cosa c'è qua, devono essere innanzitutto vergini, immacolate, no? Questa c'è la tazza, va bene, e il piattino, non mi ricordo se uno dei due, uno è 1801, l'altro è 1802, quel famoso marchio dentro la porcellana, chiaro? Una roba da diventare scemi. Poi c'è l'altra, poi se vuoi c'è anche quella col coperchio, ma adesso lasciamo fa. Questa è 1805. Guarda che cos'è. Ma ti rendi conto? Guarda che cos'è, ragazzo mio. Lo so, però ragazzi. Vedi, io le faccio vedere volentieri, però... sai, è come... Vai. Se tu sai che c'è in ascolto chi le sa valutare, vedere, capire, allora va bene. Differentemente, è meglio se non le fai vedere, è meglio se stai buono. Hai visto? I prezzi qui chiedeteli a Clara, io vi dico che sono prezzi non buoni, clamorosi, incredibili, incredibili. Però perdonami, non ho voglia di mettere bla bla bla. C'è quella col coperchio che è una roba da 8-9 mila. Dove ce l'hai quella? Prendila, ormai già che l'abbiamo fatta vedere la faccio vedere. No, quella grande che era 1800, prima metà dell'800 non c'è più, è stata prenotata. Quella credo anche consegnata se non mi sbaglio. L'altra è qua. Tu lo sai che abbiamo già girato la boa? Sì. Che è già passato mezzogiorno, che il tempo vola. Il tempo vola! Ragazzi, il tempo vola, sì, vieni qua Mino. Vedi questa?
Questa c'è delle parti in oro, delle parti in argento. Quella è 1804. Per me è la tazza più importante che io ho visto negli ultimi anni. Anche perché qui non c'è la solita scenetta galante. Questo è un dipinto che viene da Teniers. Guarda, guarda che meraviglia. Mamma mia. La sua, la finestra, lo vedi che c'è quella persona che guarda? È pazzia. Questa è la più bella tazza Vienna che io ricordo. Questa è una tazza che su un commercio normale 8.000, 8.500, 9.000, quello è il prezzo suo, non c'è discussione. Non c'è discussione. Ragazzi, quello che ha fatto 5.000, 5 più i diritti, che vuol dire 8.000 praticamente, perché ci metti il 25%, vedi che viene così. C'ho il catalogo da qualche parte, non mi fate andarla a cercare adesso. Io vi dico che se quella ha fatto 8.500, questa deve fare 12.000, però è uguale. Io non le volevo neanche far vedere, ve le faccio vedere perché sono felice. Vi voglio solo dire che sono assolutamente immacolate. Ora, sai che fai? Me le appoggi anche lì sul tavolo, una per una, mettile lì sul tavolo. Poi sentiamo eventualmente Clara, non lo so ragazzi. Vai. No, ma non mi aspetto mica a me, per l'amor di Dio, ragazzi. Qui viviamo coi piedi per terra, per l'amor di Dio. Io sono e chiedo scusa, per il signor Giovanni dovremmo presentare la coppia di candelabri in in bronzo. Quelli belli. Quelli alti, quelli col putto? O quelli? Amore, lì sì, ma qui è veloce a me, ma certo. Allora, fai così, prendi il pannello. Sì, ci andiamo, scherzi, sono due cose così. Per far vedere due oggetti di questo livello, mi alzo in piedi 100 volte, non una. Allora, prima ti do l'altezza. Allora, l'altezza è 50 centimetri. Hanno un fronte di 36, 37. Ora chiudi, mettile lì uno. Signori, sentite, siamo in Francia. C'era un catalogo della Semenzato dove c'era due doppieri che costavano una fortuna, però erano messi come 700, questi sono dell'800, hanno 100 anni in meno, però non vi chiedo, lì si parlava di 100 milioni, pazzesche roba, d'altra parte i bronzi quando arrivano a questo livello, ragazzi, costano delle fortune. Questi siamo sempre ad Aurora e siamo a dei livelli pazzeschi, pazzeschi. Allora, le misure te l'ho dette, sono bronzo cesellato in un modo incredibile, poi dorato. Le due sculture, sia lui che lei, sono lì, vedi lei, giusto? Sono Napoli, firmate. Qui vedi lui, firmata anche questa, sono due cose incredibili. Il prezzo è semplicemente meraviglioso. Te lo dice Clara. Lo sai l'ultimo prezzo di questi, Clara? Al telefono. Vedete il catalogo che vi dicevo io, tanto per capirci, lo vedete dov'è? È qua. Non vi ho raccontato che la favola, perché se leggi qui, 90-120 milioni. No, questo per darvi idea di lire, chiaramente. Parliamo però del 700. Sì, in euro c'è scritto. Ah, ecco, bene, 46-61 mila euro. Sono la stessa storia, vedi, con le fiorellini, tutto quanto. La differenza è che questi sono del 7, erano del 7. Questi siamo nell'800, però ragazzi, questi ve li stanno regalando, ricordatevelo, ve li stanno regalando, poi fate voi quello che volete,
Ok. Allora, andiamo a vedere il vaso Niedermayer. Signor Chiosone, un caro saluto da parte della signora Paola. Grazie, grazie cara, un abbraccio. Che tu dov'eri? A Telesco. Ah, beh. Brava. Questo tripode è firmato Niedermayer. Vienna. Ragazzi, Sorgenthal finisce, mi pare nel 1806, se non mi sbaglio. Questo è datato 1808. 1808. Hai capito? Hai capito che meraviglia è questo oggetto? Amore, intanto ringrazio io l'amico Giovanni, e come dico sempre io, è lo stesso, cioè voglio dire, non è che devi farci una malattia, ci mancherebbe altro, ne fai tranquillamente a meno, uno sta bene lo stesso. Ma come no, ma certo che sì, voi chiedetemi quello che volete, non c'è nessun problema. Amore mio, io lo dico sempre, è giusto fare, se trovi l'oggetto che ti piace, che ne vale la pena e che te lo puoi permettere, è giusto fare anche qualche sacrificio. Perché vi ho detto che c'è i 12 mesi a tasso zero, ho detto anche che puoi pagarlo addirittura in 5 anni, 60. Vedete cari, se voi ci... vi ferma, ma non voglio stressare nessuno, se voi vi fermate un attimino a pensare, certo che se la rata che ti viene fuori, che Clara te lo può dire, ti sconvolge la vita, non farlo, lascia perdere, fai a meno delle porcellane, degli argenti, che te ne frega, va bene così, non sono né spaghetti, né antibiotici, né biscotti, niente, è chiaro? Perfetto. Se però ce la fai, ti dico che investi il denaro nel modo più vero, più bello, più assoluto, ciao caro, senza mai potertene pentire, non esiste che ti puoi pentire, perché qui non c'è roba che può scendere, qui può solo che salire. Allora, se un oggetto come questo, ma dico come questo, come quello, come quei candelieri, lo paghi anche in 5 anni... Ragazzi, è un investimento vero, meglio del famoso mattone. Ragazzi, c'è la corsa a fare i mutui, giustamente, finché uno compra la prima casa, la mia grande vecchiarella mi diceva sempre: il tetto sopra la testa vorrei fosse mio, e per lo posso capire, per l'amor di Dio, a parte che rimane ancorato lì, devi stare lì, vivere lì, se no che te ne fai? Però va bene, ma devi trovare il mercato lì, dove è nata quella casa, quel mattone, come lo chiamo io. Questi oggetti sono oggetti che valgono in tutto il mondo. E non mi venite a dire, ma come faccio? Perché se tu chiami una casa d'aste e le dici che hai un pezzo così, oppure due bronzi così, oppure quello, state tranquilli che vengano loro a vederli, come corro io. Guarda, io non ho più voglia di muovermi perché ho viaggiato tanto, ho fatto più... Guardate, c'è pochi angoli del mondo dove non sono andato a mettere il naso. C'è stato un periodo che ho fatto più voli io degli uccelli.
Oggi ne faccio volentieri a meno, sto bene a casa, sto tranquillo, cerco. Poi la prossima settimana, per esempio, sono in giro, ma certo, quando persone che meritano mi chiedono una consulenza, un consiglio, io mi sposto, volentieri, ci mancherebbe altro. Però vi dico una cosa, su certi pezzi l'unico errore che si può fare è lasciarli, non prenderli. Quando qualcuno dice a Clara, ci penso, io sorrido dentro di me e dico, vedrai fra 2 o 3 mesi che ci hai pensato bene. Perché vedete, quando vedete un oggetto che magari oggi ve lo propongono, perché per motivi A, B o C, 10.000, 12.000, 8.000, 6.000, e fra 4 o 5 mesi, 12.000, 18, 20, 22, perché è così, hai capito? È così. Vedrete com'è la storia, per l'amor di Dio. Amore, io no, lo so già che avremo, guardate, io sono felice per Aurora perché in questo momento ha un fatturato fortissimo, se uno si lamenta è da prendere a schiaffi, perciò grazie a tutti voi perché continuate a dare sostegno all'azienda eccetera. Io immagino fra un po' quando i prezzi salgono davvero e quando certa merce diminuisce che non c'è più perché sparisce dal mercato, io immagino quanta fatica faremo. Allora sì che tireremo fuori gli scatolini, le cosine, le cosucce, perché le cose questi saranno pezzi inavvicinabili. E allora lasciali perdere, non ci sono più. Però ti faranno vedere, ti faremo vedere, ci sarò io, la sculturina, la cosa, la quello, la quell'altro. E dovremo accontentarci di quello, c'è poco da fare, ragazzi. Inezuka, Clara, un minuto, dai, che ore sono? 12:30, dai, c'è tempo. Prima facciamo una bella carrellata, poi faremo anche Inezuka, dai. Vai, 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 vai. Questo è incredibile, dai. Certo. Sì, sì, come no? Come no? C'è 4 pezzi, c'è il padre. 4 pezzi, non ce l'ho. No, no. Mettilo sull'angolo. Sì, anch'io. Anch'io l'ho sentita, vai. E vabbè, mettici la cosa, vai. Ecco, quelli sono un altro mistero, ma però va bene, eh? Fate quello che volete, ragazzi. Certo, costano una cifra. Signori, io vi capisco, Cioè, però vedi, se uno deve programmare una spesa, un investimento, siamo a fine anno, questi sono gli oggetti dove puntare. Certo, costano una cifra mostruosa, io non dico nulla, però siamo in Sicilia, nel 700, Trapani sicuramente, se non Trapani, quello che vuoi tu. Comunque sicuramente per iscritto Sicilia, 18 secolo, metà del 18 secolo, sono da museo, da museo, da museo, da museo. Raffigurano i 4 elementi, terra, fuoco, aria, 4 elementi straordinari, incredibili. Ci lasciamo fare tutta la carrellata al nostro Mino, tranquilli, Sì, sì, vai tranquillo, nel frattempo Clara prende tutte le richieste. Quali? Quelli lì? Quelli minimo 6, Clara? No, te lo spiego, non farmeli presentare gratis. Hanno chiamato anche sull'altro cellulare. Ah, sì? Sì, perché squillava, sono andati là, squillava. Ah, e guarda un po'. Però se non mi dicono che devo tenerlo, io non lo tengo. Ma perché è in onda quel numero lì? Certo che è WhatsApp, ha ragione.
è WhatsApp. E certo, bisogna metterlo lì, va bene, è uguale, dai, lo stesso, vedi se c'è il numero. Chi ha chiamato? Quando? Adesso? Sì. Qualcuno ha chiamato su WhatsApp, siccome Clara l'aveva lasciato lì, se volete potete richiamare, vi risponde, eh. Vi risponde. Meraviglia. Meraviglia. Che spettacoli, dai. Bello, bello. Quello che volete voi, ricordo ancora una volta che la prossima settimana sono in consegna sia la Sardegna che la Sicilia, perciò se qualcuno dalle nostre meravigliose isole prenota qualcosa, siccome c'è tutte le cose da consegnare, riusciamo a metterli già dentro alla consegna, perciò li riceve la prossima settimana. Questo no, perché sennò poi prima di Natale sarà una gara dura, eh? Questo ve lo dico perché succede tutti gli anni e allora devo anche dirle queste cose, no? Ho capito, i Netsuke ve li faccio vedere fra poco. Voi chiedete tutto quello che volete, quella non lo so, amore, se uno la chiede, perché sennò è difficile, hai capito? La placca Castelli, sana, perfetta, che l'avevano prenotata, poi l'amico diceva che è rotta, invece siamo andati a vederla con la lampada a Wood, è tutta a posto, tutta precisa, perciò va bene, sono contento di poter dire che è sana. Amore mio, ti voglio bene. Vai avanti con la tua carrellata, vai Mino. Magari, ecco, vedi tu, puoi accelerare un pochino, perché così tutte riusciamo, vedo che c'è molte richieste, e riusciamo a... Lasciate stare i mobili, per l'amor di Dio, ragazzi, i mobili. A meno che non siete sicurissimi sui mobili, no. Volevo avvisare alla signora che piatti, Sevre, minimo 6. Hai capito? Bisogna dirglielo, se no è inutile farlo vedere, se ne vuole uno non glielo daremo mai, non possiamo darglielo. Perciò è inutile parlarne. Crocifisso in corallo, Gagnieri, Torre del Greco. Sì, ma Cla, non li faccio vedere nemmeno, eh. È perché è inutile che perdo, scusa, eh. Allora, per correttezza glielo dici e dille anche già il prezzo, che problema c'è? Se uno ne vuole uno e tu gli fai vedere, poi le dici no, minimo ne devi prendere 6. Sono 12 quei piatti, cara Paola. Così poco? Arrivederci, arrivederci. Guarda là che meraviglia. Vai caro Mino. Dica. Sì, 9.600.
Grazie lo diciamo sempre noi. Chiaro, chiaro. No, sono 12. Io ho l'autorizzazione di dividere eventualmente due lotti da 6, i piatti sempre. Poi là nella vetrina ce ne stavano solo 4, 2 sono stati messi là, però il discorso è quello, eh. Bello quell'orologio. Quel dipinto, ragazzi, io tutte le volte che lo fa vedere divento matto. Poi so il prezzo, allora dico, vabbè, lasciamo perdere. Lo so, cari, perché siete attaccati, no, ma per l'amor di Dio, non vorrei essere frainteso, io dico che siete attaccati al denaro, ma non lo dico a tutti, però a qualcuno sì. Perché, ragazzi, le banche italiane hanno aumentato i risparmi degli italiani di non so quanti miliardi, questo lo sappiamo. Perché adesso è più difficile spendere. Adesso per Natale, per queste feste, pare che si spendono in meno 6, 7 miliardi, 8, non lo so. Sentite voi i telegiornali, ve lo dicono tutti i giorni, come vi dicono che muore quello, che qui, che là, mamma mia. Però vi dicono anche che c'è questa situazione. Amore mio, ognuno fa quello che vuole, i soldi sono i vostri, eh. Amore, ci mancherebbe altro che no. Guarda quel mobiletto, quel monetiere Vienna a 4 soldi. Costa 4 soldi, è un regalo, ma però vedete voi, se volete, uno di quegli orologi è pubblicato addirittura, pensa a te. Amore mio. Servizio 4 pezzi in argento, clamoroso. Sì. Adesso li faccio. Adesso li facciamo. L'albero di Natale non è... L'albero di Natale no. Il paesaggio però, quella marina, che è straordinario, quello è in chiusura mandato, costa un tozzo di pane. Costa un tozzo di pane. Non so dove l'ho messo. Che... Quello costa così, così. Cash, è diviso 3. 1000 euro cash, pensa a te. Pensa a te, quella marina stupenda. Va bene, ragazzi, ha un prezzo meraviglioso, te l'ho detto, in chiusura mandato, costa 1000 euro, è una cosa dell'Ottocento favolosa, sì, vabbè, ma lascia fare, vai Mino, siamo in fondo alla carrellata, dai, tu stai in contatto con Clara, mi dai quell'orologio là, Vienna, quello pubblicato? Che lo voglio far vedere per mia curiosità, voglio vedere se qualcuno mi dà ascolto. La pazzia, vieni qua. Ma ti rendi conto? Ma roba da matti. E lui, sì, cambiano le miniature. Sì, scherzi. Lo faccio vedere, non ti preoccupare, lo faccio vedere. Tu vai sempre con Clara, è lei che ha il contatto con tutte le amiche, con tutti gli amici, di conseguenza non ci sono problemi. Cosa vuoi sapere della Buchesa? E allora? Ci vuole niente a prenderle, eh? Tieni, misurala. Sì, comincia dalla profondità. Quanto? Non è vero? 128 è il fronte. 6,3 la profondità,
l'altezza sarà 2, a misura la lì, più quanto? Più o meno, dai. 2 metri e 50. 2,55, dai. 2 metri e 50, no, lo vede Clara. 2 metri e 55 d'altezza, più le altre misure, te l'ha detto, io non me le ricordo più. 63 e 120. Va bene, vieni qua un minuto, Mino, che poi partiamo con tutte le richieste. Signori, volevo farvi vedere questo oggetto. Lo vedi? Questo è un orologio Vienna, bronzo dorato, cesellato, smalti a piccolo fuoco. L'orologio funziona. Qui c'è quello che trovate su internet. Lo vedi l'orologio? È lui. Lo vedi? Certamente cambiano le miniature, sono leggermente, ma no, è giusto che sia così, guai al mondo, eh? Guarda che cos'è. Lo vedete? Stessa epoca, stessa manifattura. Vienna! Ora, che devo fare, cari? Un oggetto di questo livello, incredibile, incredibile. Straordinario. Con l'orologio funzionante te lo propongo a 2600 euro. Hai ragione, adesso partiamo. No, ma figure se non li faccio vedere, ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancherebbe altro. Allora, Mino, vai su quel vaso che io tiro fuori i Netsuke, così accontentiamo tutte le amiche e tutti gli amici. L'orologino che ti ho fatto vedere, se voi non approfittate di quello che ho detto, fate quello che vi pare, avete ragione voi, eh. Allora, io qui ho quella collezione Netsuke che abbiamo fatto in apertura di rubrica. L'ho fatti vedere, poi dopo ho seguito un momentino quelle che erano giustamente le vostre, eh? Allora, senti bene, ora ve ne metto giù un po', cominciamo, uno, e questo è 400, voglio mettere quelli da 300 prima, perché ce l'ho da 300 euro e da 400 euro, prima voglio fare tutti quelli che posso, da 300, sono tutti Netsuke periodo Meiji, straordinari, guarda questo con le maschere, eh? 4, cinque, e perché questo col cigno com'è? Quali? Quelli laggiù? Amore, se uno vuole sapere la proposta così tanto per... Va bene, fai una cosa così, è uguale, intanto. Ma io te lo dico perché non voglio essere scortese, ma sa cosa sono? Perché, amore, è uguale. È uguale. Amore mio. Allora, 3, 3, 6, 3, 9, 9. Ma figurati. 9. E 10. Ok. Allora, cominciamo con questi 10.
Allora, signori, c'è una collezione, sono circa 100 pezzi questi Nezuke, no? Forse il mais, quella dietro più su, quella dietro più su. Quella, no, 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 no. Quale? Quella là? Sì. Quella bella, sì, 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 prendila, è del 700. Sì. Gliela faccio vedere subito, dai. Ha ragione, un bel occhio, no? Mi piace perché ha un bel occhio. Meissen, Marcolini, faccio i miei complimenti perché l'ha notata, sana, intatta, perfetta. Vieni qua Mino, guarda, vedi qua, dipinta anche all'interno, Meissen, Marcolini, sana, intatta, perfetta. Signora Maria Teresa, la tazzina e poi dovremo presentare i coralli che sono dinanzi a lei, signor Chiossone. Assolutamente, sì. Questa, sta vedendo la signora? Sì. Bene, questa è la tazza Meissen Marcolini. Voglio darvi un prezzo stupido. È sana, integra, non c'è una ruga d'espressione, stai molto attento. Non c'è una ruga d'espressione. E vi viene proposta a 900 euro. Vai! Quella è una. Poi i coralli. Ma ragazzi, i coralli adesso ve li faccio vedere. Tolgo due o tre Nezuke di qua, e partiamo. Ma ci mancherebbe altro, guarda. Ti faccio vedere un corallo moro, Giappone, strepitoso, da manicomio. Guarda questo. Aspetta, devo prendere un pannellino. Eccolo qua, guardate cos'è il colore di quel corallo, 500 euro. Ce n'ho uno Cina qua a 7,50 con la base in lapislazzoli, però ragazzi è bello, è un tronco giusto. Poi c'ho questo, il leone, lo diamo, ha dei prezzi meravigliosi, 2002. Poi c'è un pezzo Giappone con la base in turchese, guarda che cos'è questo. Ci devi venire vicino, caro, perché è una cosa strepitosa, un colore straordinario, è moro di Giappone, è quello, una roba pazzesca. A 2009, eccolo là, abbiamo accontentato l'amica. Poi c'è, questo è un regalo. Questo... Quello è un questo è, vabbè, dai, lo faccio vedere, ma ci mancherebbe, io sono contento, te 500 euro, vai, le voglio fare un regalo, vai, via, 500 euro. Clara, ti ho messi 5 coralli, vedi un po' se c'è qualcuno che le piace, se no li tolgo perché devo far vedere Nezuke, perché ragazzi, sti Nezuke, sembra che io non li voglio far vedere, non mi va bene che passi un messaggio di questo genere, Io li voglio far vedere, ci mancherebbe altro. Amore mio! Che cos'è? No! Corallo Trapani, ragazzi! Lascia perdere! Corallo Trapani! Beati voi, coralli Trapani, ce n'è una collezione a Roma di roba seria, vera, che ce l'ha quel caro, dica? Sì, 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 c'è chi si diverte, ma ragazzi, amore mio ti voglio bene, perché mi ha chiesto quelli davanti, dai rimettili lì. Sì. Rimettili lì che devo far vedere i Nezuke. Signor Chiossone, chiedo scusa, mi ricorda la proposta del corallo con la base in lapislazzoli raffigurante il vecchio saggio? Questo? Esatto. 7,50. È confermato. Vai, grazie. Questo, lo vedi questo Clara? Questo ho detto che lo voglio regalare, te lo sto regalando. Regalando a 500 euro, è meglio che sto zitto. Però fai che ti pare, giusto? Fate, ma siete voi che comandate. La tazzina Marcolini? Mettila via, mettila via, mettila via. Mettila via! Amore mio. Allora, rimetto lì i Nezuke, uno. Clara, attenta, che li facciamo vedere tutti. Quello.
No, ho fatto lo spostato per dare la possibilità. Certo. Allora, signori, questi sono tutti Netsuke periodo Meiji. Vi dico semplicemente, sono quasi tutti firmati. Non credo, non dico tutti perché può darsi che ce n'è qualcuno che non è firmato, io non ci do importanza, però voi me lo dite, io li guardo e ve lo dico immediatamente. Allora, il numero uno, Clara, ti faccio vedere prima tutti, guarda, anzi faccio una bella cosa, 300 euro uno per l'altro, va bene? Sì, avete capito bene, sono tutti periodo Meiji, sono 10 pezzi a 300 euro uno per l'altro. Basta che voi fermate la telecamera, i numeri ve li metto io se vuoi, per esempio, scusa, dove sei tu? Qui? Qui, questo è il numero 6. 7. Questo è il numero 7. Numero 8. Numero 9 e numero 10. Torna indietro e vedrai che andiamo avanti fino al numero 1. Chiaro? Allegria. No. Perché l'amico si ricorda che prenotò e acquistò le due placche con i micromosaici nel periodo. Cercava qualcosa con le immagini sacre. Non ce l'ho. Io ho due micromosaici belli, a prezzo buono, però no, non sono immagini sacre. Tienilo presente che se capita qualcosa gliele segnaliamo, certo. Amore mio, vedete signori, io... Le cose ve le do quando capitano. Allora, adesso parti da qui, Mino, su che diciamo, dovrei metterci un numero uno, quello con le maschera, uno. Il numero due, signori state attenti perché sono tutti Meiji. Il numero tre, guarda se non è spiritoso questo al numero quattro. Numero cinque, numero sei. Poi c'ho gli animali, certo, quelle da 7, 8, 9 e 10. Il numero allegria. 9 è confermato, signor Chiossone. 9 è questo, allegria, vai. Amore mio. No, gli animali ce l'ho, non so dove l'ho messi, aspetta, sono qua. Sono qui, ma no, ma sono. Ragazzi, signor Rossone, è confermato anche il Netsuke numero 6. Allora, 3 e 3, 6. Questo, vai, sono contento. A 300 euro. Ah, scusa, ho sbagliato. Questo era il 6, ti chiedo perdono. Voglio dire che se ne prenoti due per sceglierne uno mi sta bene, se ne vuoi prenotare tre, quattro per sceglierne magari due, tre, quattro, va bene ragazzi, qui non costa fatica, mentre sui mobili vi dico, se non siete sicuri, i mobili, i lampadari... Anche cose... l'ultimo è confermato, signor Chiossone? L'ultimo è questo. Allora, precedente, signor Chiossone, il precedente. Non mi far casino, eh? Il precedente, signor allora, Chiossone. Allora, dammi i numeri. Esatto. Quello? Allora, quello è questo, vai. Va bene, ok. No, perché non mi va che uno prenota un pezzo e gliene arriva un altro, hai capito? Voglio essere preciso. Grazie davvero. Attenzione. Signori, è un'opportunità che non è facile, no? Perché parlare di Netsuke, periodo Meiji, di quella qualità, firmati a 300 euro, vedete un po' voi. Però decidete voi quello che volete. Signor Chiossone, chiedo scusa, poi per un gentile amico dovremmo presentare i Netsuke raffiguranti gli animaletti. Lo so, me l'ha detto anche prima. Ha ragione. Allora, facciamo così, questi li sposto di là, così, e facciamo vedere anche quelli, no? Allora, guardate per esempio, mamma mia, guarda cos'è questo. Guarda cos'è! Ragazzi, 400 euro, ma... Vabbè, non voglio far polemiche, va benissimo così, fate voi quello che volete, 400 euro, fai quello che vuoi. Poi, il coniglietto, eccolo qua. Ragazzi, io ti dico che, sì, guarda attentamente,
400 euro questi, uno con preferenza all'altro. 400 euro. Guarda, mamma mia, guarda questo, sempre a 400 euro, tutti firmati, ragazzi. Firmati. Allora. Te ne ho fatti vedere 2-4 con gli animaletti, eh? Allora, amore mio, fate voi quello che vi pare, quello che volete. Però, ragazzi, vi voglio dire, non puoi... Ma veramente, credimi, credimi, credimi. Ce l'ho certi pezzi straordinari. Che ti devo raccontare, caro, dai. Che sono confermato in Nezu, che è il primo a sinistra del teleschermo. Quindi alla... Ma l'animale? Sì, l'animale. Ah, bene. Sì. va bene, a lei non posso mai dire di no. Però dai, devo anche trovarle le basette, eh. Non mi metta in condizione... Dai, va bene, va bene, va bene. Dai, via, via, andiamo avanti. Allegria. La mia mamma. La mia mamma, ve li vedete, se avete ancora qualche desiderio. Tenete presente che stiamo per entrare nell'ultima ora. Allegria. Ah, no, hai ragione, scusa. Hai ragione, adesso li faccio subito. Sì, 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 per l'amor di Dio, dai. Quelli, tanto i Nezucchi boh, ha accontentato quelli che volevano, dai. No, non posso, dai signori, non siate... Siate carini, gentili anche voi con noi, dai, non si può fare. Dai. Oh mamma. Devo far vedere i bronzi che l'han chiesti in Tregia, i bronzi russi, San Pietroburgo. No, no, li mettiamo qui che dobbiamo farli vedere, sei matto. Mettilo qui sopra. Sì. Certo, siamo entrati nell'ultima ora, cara Clara. Amore mio. Amore mio. Allora, adesso... Adesso... Vi voglio far vedere due pezzi da museo. Vedi se riesci? Bravo, bravo, bravo. Sentite, signori. Io sono felice, onorato quando faccio vedere cose di questo livello. Quando faccio vedere capolavori di cui mi date la possibilità di mostrare, di parlare di queste cose, mi fa un piacere dell'anima. Però vorrei essere chiaro, come è giusto che sia. Quando si parla di cose di questo genere, di questo livello, e si parla di soldi veri, cioè non che quegli altri non siano veri, però qui parliamo di cifre serie, io mi sento responsabile, se così si può dire, nei vostri confronti. Perché? Perché con la fatica che oggi si fa a guadagnare, è giusto che quando uno spende determinate somme abbia anche la possibilità, la tranquillità di spenderli, che poi spendere è una persona molto sbagliata, di investirli nel modo giusto. Sono Russia, San Pietroburgo, sono di una qualità incredibile. Vieni qua, Mino. Questo io vorrei, però sentite cari, se a qualcuno di voi riescono ad esprimere, a parlare, a dire guardami, vedi che cos'è sto oggetto, la forza dello scultore,
se vi parlano, se, allora parliamone. Se vi lasciano indifferenti, non pensateci, costano soldi veri, lasciate perdere. Cioè, questi sono oggetti, te lo giuro. Guardate, signori, su tutto quello che c'è qua dentro, non ci sono tanti oggetti che io metterei a casa nella mia collezione. Questo che vedete sono fra quegli oggetti che, se in questo momento potessi permettermi, io li porto a casa anche oggi. Anche oggi, perché mi metterei lì a guardarmi, come li sto facendo adesso. Io qui cerco di distrarmi, perché differentemente. Questa è la chiromante, guarda un po', guarda che cos'è. Ragazzi, ci rendiamo conto? Guardate le mani, guardate quello che volete voi. Sono bronzi, cera perduta, dorati, il tavolino è brunito, sempre in bronzo, anche lui è cesellato in un modo pazzesco, incredibile. Poi sono, poggiano su una base in malachite placcata, come è giusto che sia su tutti quegli oggetti russi. La grande manifattura era San Pietroburgo, nel Palazzo Reale, Questi sono pezzi museali, pezzi veramente, guarda, straordinari. No, a me fa piacere. Questo è nuovo? Sì, 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 c'è il coso, il copè. No, 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 no. No, no, no. Meraviglia. Amici cari, non devo dirvi nulla, non devo dirvi, no, vi do le misure, guarda, no, te lo giuro, guarda questo, vedi, guarda la bilancina, guarda, con tutti i pesi lì, eccetera, per pesare l'oro, i sacchi sotto qua, pieni di monete, li vedi qua, guarda. Ragazzi, qui parliamo di cose importanti, voi ognuno. Ognuno! ¡37 centímetros circa l'altezza! C'è un fronte di 29. Amore mio! Una profondità di 15. Di che cosa? Sì, no, no, quella è una trattativa riservata. Se vuole può lasciare un'offerta, parliamo con la famiglia, vediamo. Vi chiedo scusa, signori. Vedete, ci sono oggetti e domenica prossima ne avremo parecchi con trattativa riservata. No, perché qualcuno dice, non dice i prezzi. No, parlava adesso Clara, sentivo che parlava. Fai vedere quel piatto là, per favore. Lì c'è un piatto da parata con delle scene meravigliose, tutto in avorio. Quanti ne avremo domenica prossima? 13. Paura che non l'avrò ancora quell'altro pezzo, ma uguale. Clara, se l'amico mi ascolta, se mi ascolta le spiego subito come stanno le cose. Allora, voi ricorderete, una volta qui avevo un tavolo di Ferdinando Pogliani, tutto intarsiato in avorio, eccetera, diplomatico, no? Che costava una determinata cifra. Un signore a un certo momento ha chiamato e dice: io sono disposto a pagarlo tot. Io dissi: senta, lei mi fa un bonifico di caparra, anche di 2-3 mila euro, in quel caso erano 5 mila, ma uguale. Io, dopo che ho questo suo impegno, apro una trattativa con la famiglia e vedo se riesco a farglielo dare a quel prezzo. In quel caso ci sono riuscito, gli ho mandato il tavolo è a casa sua, tutti felici nella sua collezione. Qui è la stessa cosa. Questo è un oggetto che lo capite da soli, ragazzi, questo è un oggetto che a Lampel fece 120 mila euro. Adesso dimenticalo subito, chi ce l'ha dato a urgenza di realizzo si può avere a un prezzo completamente diverso. Però io, per fare una trattativa con la famiglia,
ho bisogno di un impegno. È come andare a comprare un appartamento in Piazza del Duomo a Milano, no? Non c'è il prezzo, trattativa riservata. Tu sai che in Piazza del Duomo costa tot, dici però io vorrei pagarlo 100.000 euro in meno, o 200 o 300 mila euro in meno. Lasci un'offerta all'agenzia, l'agenzia tratta con chi vende l'oggetto. Se arriva alla conclusione, tutti felici. Se non arriva alla conclusione, ti rende la tua caparra, arrivederci e grazie. Spero di essere stato chiaro. È chiaro? Punto. Vieni qua, Mino. Vieni, vieni. Lei ha fatto vedere una cosa da museo. Da museo, Ampel, Germania. È stato in asta, ha fatto quella cifra che ti ho detto, eh? Ora, le due sculture qui, San Pietroburgo, io non vi voglio dire il prezzo. Vi dico cosa valgono oggi. In un mercato non inquinato da questo benedetto virus, oggi due pezzi così, che non li trovi sul mercato, non ci sono, ditemi, avete visto qualcosa del genere, ragazzi, qui, o viene fuori una collezione che ti dicono prego vendili, o altrimenti non ci sono, perché se li vado a cercare io, e chiedo a tutti, io ho la fortuna di conoscere mezzo mondo, no? E comincia che mi servirebbe, vorrei, mi chiedono delle cifre da sederti, perché se ti chiedono di due oggetti così, 50-60 mila, non ti hanno rubato niente, eh? Non ti hanno rubato niente, questi sono due pezzi da brivido. Che poi qui oggi sono a un prezzo meraviglioso, è un altro discorso. Il prezzo io non lo urlo ai 420. Se sei interessato, dillo a Clara, questa ti dice un prezzo che se li perdi devi solo fare mia colpa. Alla grande, sono due opere incredibili. Mamma mia, mamma mia. Poi ragazzi, ognuno fa quello che vuole. Quello che vuole. Io vedo vendere delle sculture alle volte a cifre di un... Però, per l'amor di Dio, è tutto giusto. È tutto giusto, guarda, io te lo giuro, andrei avanti con questi fino alla fine. Andrei a finire... Ah, scusa, io voglio dire una cosa a voi. Le basi, queste basi in malachite di questo livello, quanto valgono le due basi con la parte sotto in bronzo? Solo le basi. Non parliamo di queste museali. Le basi, secondo te, quanto valgono? Quando paghiamo una statuina cinese 1000 euro. Va bene. Allora queste quanto valgono con queste... Ditemelo voi. Per l'amor di Dio, ditelo voi, pensa, è che purtroppo, hai capito, tante volte le idee sono confuse. Le idee tante volte sono confuse. Ma non ci pensi, boh. No, persone, chiedo scusa, tanti complimenti da un gentile amico per le splendide sculture in visione. Grazie, grazie caro, io i complimenti non a me, io non, cosa vuoi, non merito niente. Qui i complimenti vanno fatti ad Aurora, che è in grado di portarti alla visione e alla vostra attenzione pezzi veramente, perdonatemi ancora questo termine, sono pezzi assolutamente museali. Qui siamo in Russia, San Pietroburgo, di un livello, ragazzi, boh, vedete voi, vedete voi, vedete voi, poi sai. Io vi ho fatto vedere prima un catalogo di un'asta fatta in quei di Napoli, però certamente, vedete, se questi pezzi fossero mai venuti fuori, no, bastava nel 2005-2006, ai prezzi che parliamo adesso, non facevano in tempo neanche a toccare il banchetto. Non facevano in tempo. Signori, questi sono solo da rimpiangere. Questi, io non le dico mai queste cose, non mi dà fastidio anche dirle, però ti ho detto prima, sono fra quello che c'è qui uno dei pochi oggetti che vi garantisco, vi giuro, metterei nella mia collezione con tutta la mia gioia. In questo momento non lo posso fare, ragazzi, ho comprato molte cose, eh?
in questo periodo, perché questo è il momento da comprare. Questo è il momento che uno deve anche indebitarsi, ma comprare. Oggi è da comprare, oggi è da comprare, capito? Però, amore, poi dopo uno fa quello che vuole. Voi siete tutti grandi, maggiorenni, vaccinati. Non avete certamente bisogno dei consigli di chi... Guarda la chiromante, guarda qua, ragazzi. Ma io quello che non capisco è come fanno pezzi di questo livello... Ma guardalo cos'è. Oh, ragazzi, ma vi rendete conto di che cos'è quella scultura? Quello è un mostro sacro, ragazzi. Lo scultore, però... Ognuno fa quello che vuole. Allora. Certo. Amore mio, se le persone che sanno, Dimmi. Certo. Vai, 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 prendi le misure, ci mancherebbe altro. L'altezza che vuol dire? 67 è il fronte, Clara. 54. Poi cosa vuoi? Lo spessore. Lo spessore dal muro? Oh, poi senti, staccalo, portalo qui, lo faccio vedere. Portalo qui, lo facciamo vedere, ci mancherebbe altro. Che? 800, amore. 800, questo è fuori discussione, è Germania. Allora, vedete, questo è l'oggetto. Ora, se mi togli una di quelle sculture, che è un peccato di Dio, sì, togli un momentino, bravo, bravo, bravo. Allora, questo è il capolavoro, ragazzi, voi ditemi quello che volete, ma anche oggi, se volete divertirvi a guardare quelle che ormai siamo abituati a chiamare televendite, oggi pomeriggio ne vedete a go-go. Vedete se ce n'è qualcuno che è in grado di farvi vedere quello che vi sto facendo vedere io. Allora, l'oggetto è qui. Ora, se mi dici quali sono le misure o quello che tu vuoi sapere, io te lo faccio vedere in tutte le sue... È chiaro? Non mi piace nemmeno alzarlo, Vuoi che la tengo io? Sì, questo bisogna... così, dai. Perché non mi va. Capito? Non mi va di appoggiarla. Credo che le misure a questo punto le abbia tutte, Guarda che cos'è. Questi sono pezzi museali, signori. Poi vedete voi. Vedete voi! Vai, mettilo a posto. Clara, se non c'è l'interesse, non perdiamo tempo, ti prego. Cos'è? Ah, l'orologio, sì, l'orologio Rassendorfer. Cos'è che dici? Allora, questo è il famoso orologio Rassendorfer, Vienna. Argento e smalti, miniature su smalto a piccolo fuoco, firmato Rassendorfer, uno dei più grandi, per non dire il più grande, senza tema di essere smentito. Amore, è un capolavoro. È un oggetto incredibile. Guarda cos'è. Vedi? Sì, tutto quello che ti pare, caro.
l'oggetto che dovremmo avere qui dopo il 15, per riuscire ad averlo, io sai cosa ho fatto? Un bonifico. Capito, caro? Io capisco quando parliamo di oggettini, ma lì se sai di cosa parliamo. Io capisco che uno dica, no, io lo voglio pagare tot. Come ho detto io, come ha fatto quell'amico per il tavolo di Pogliani, no? È così. Poi certamente uno valuta, ma è giusto. Sai, siamo in un periodo, difficilissimo. Allora, il signore mi ha lasciato la mail. Sì. Certo, 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 non c'è problema, non c'è assolutamente problema, anche perché quello che dice lui io lo conosco, capito? Ho detto prima, parliamo di una persona, sì, quando parlavo degli argenti, magari l'amico non era in ascolto, quando parlavo di argenti dicevo che l'amico del quale parlava lei adesso con Clara, che non è un carissimo amico, siamo cresciuti insieme, eh? E io ho detto che sugli argenti mi tolgo tanto di cappello. L'oggetto che lei dice lo conosco bene, come conosco quel piatto con la brocca sopra, che io il giorno 16-17, prima di Natale, sarò in grado di farle vedere una cosa da brivido, guarda, se mi viene in mente, da brivido, non so se c'è le foto qua da qualche parte, l'ho tolte dal coso, però credo che ci siano, c'erano, vabbè, comunque è uguale, le foto, però voglio dire, io farò quello che lei ha chiesto, ci mancherebbe altro, certamente, però l'unico modo per riuscire a, è come le ho detto io, lei, se decide di fare un'offerta seria, va bene, perché se lei me la comunica io le dico subito lasci perdere, oppure se c'è la possibilità che io possa trattare, mi fa un'offerta seria e mi manda una piccola caparra, perché così ci rendiamo conto che non stiamo scherzando, giocando, io interpello la famiglia, ce la metto tutta per convincerla a dir di sì. Perciò quando lei mi fa un'offerta seria e mi dà una cosa che se dice sì lei è, io sono d'accordo con lei. Comunque è giusto. Ok. Questo è l'orologio Rassendorfer. Strano che non c'hai quei pezzi, eh? Ah, l'abbiamo buttati. Cioè, sì, perché fra l'altro avremo il pezzo vero, hai ragione, cosa li faccio vedere a fare? Le fotografie rimangono fotografie, eh? Ma c'è da lavorare, oh. Io lo voglio perfetto l'oggetto. Deve essere perfetto. Quando te lo faccio vedere, poi capisci. Capisci, va bene. Amore mio, questo lo sappiamo tutti già. Cos'è? Sì, sì, sì. No, abbiamo una mezz'ora, ragazzi. Io, no. Martedì e giovedì con voi ci sarà Christian e avrete da divertirvi alla grande. Oggi come oggi, finché ci sono qua io e ho la facoltà, la possibilità di fare delle cose non difficili, molto di più, approfittatene, ditemi, chiede, ah, il mobile Vienna, là, il monetiere, sì, ha ragione l'amico, grazie di averlo ricordato a Clara, grazie, me ne ero proprio dimenticato, va bene, ok, mettilo lì. Signori, se siete capaci a resistere qua, io dico che siete fortissimi. Lo vedi questo pezzo? Che cos'è non serve che te lo dica Chiosone, lo sapete meglio di me, no? Monetiere Vienna di questo livello, di questa qualità, con 36 placche. Ti prego di guardare lo stato di conservazione. Lo vedi, questo è il clicchetto per chiudere lo sportellino. Guarda, vedi?
Perfetto, tutto, tutto perfetto. La serratura, tutto funziona. Ci sono 36 miniature con smalti a piccolo fuoco, ne vedi qua, 6 e 2, 8, 8, 8 e 2, 10. Poi vi faccio vedere quest'altra 2 che fa 12. Quest'altra 2, ma guarda la qualità, hai capito? 14 e 2 qua fanno 16. Poi ce ne sono 20 qua sotto. Sono 20 queste, se ti diverti a guardarle diventi matto, 20. Fanno 36. Le sculture in bronzo, cesellato e dorato, da questa in alto, vedi questo capolavoro, a tutte le altre. Amore, quanto vorreste... No, io voglio sapere una cosa, siccome ho appena detto che sono in grado di fare delle cose incredibili, vieni, vieni, quella la faccio vedere. Se Clara ti dice così, tu devi eseguire quello che ti dice Clara, se no cosa facciamo? Ci prendiamo per in giro la gente? Le dico richiedete, richiedete, poi per le richieste dici ma lo fa, come non lo fa? Facciamo sì. Clara, se ti chiedono il prezzo di questa, stamattina faccio una roba da manicomio. E certo. Oi, oi. Penso che siamo praticamente... Quello che volete voi, fate come vi pare. Non devo dirti nulla, cara, devi fare quello che vuoi. Devi fare quello che vuoi, vedi là? Mamma mia, vabbè. 36 placche, quanto le vuoi valutare? Vedete voi, tutto in legno abbanizzato, ste fregi in bronzo, fai che ti pare. Fate quello che vi sentite voi. Quanto valgono? Questo lo sapete meglio di me, perché no, non è solo Aurora. Vedi, io posso capire che uno non sappia quanto valgono quelle due sculture, San Pietroburgo, Russia, bronzo e malachite, queste, lì sono cose talmente rare, che poche persone sanno cosa valgono. Questo lo sapete, lo sanno in tre quanto vale, cos'è il mercato. Uomini, donne e bambini, in tre. Chiaro? Uomini, donne e bambini. Io vi dico che oggi lo comprate non bene, molto di più. Come l'amico o l'amico, ma non mi interessa, che ha chiesto la zanna, anche qui, signori, questa è una cosa antica, antica nel senso che è fine 8, primi 9. Eccola qua. Vorrei fare una distinzione fra una cosa d'epoca e una cosa nuova. Nuova. Nuova vuol dire, questo ti ho detto, è fine 8, più fine 8 che primi 9. Poi c'è roba che è 1930, 40, capito? Ancora fresca. Ma non è solo quello. Guarda qui, vieni qui amore, vieni qui, qui, qui dove ho le mani io. Guarda come è lavorata. La vedi come è eseguita, come è lavorata? Ragazzi, vi dice qualcosa? Ora, avete un'idea di quello che vale sul mercato normale? Lascia stare, la disperazione sarà 60 centimetri, credo, no? 60, sì. Guarda qua sotto, guarda qua, guarda. Guarda, qui c'è la Fenice, la vedi mio? La Fenice, guarda, scendi, 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 scendi. Scendi, 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 guarda, mamma mia. Quanto vorresti pagarla? Io lo urlerei il prezzo. Urlarlo, parlarlo sottovoce, uguale. Vi va bene 3.900? Se non ti sciocca? No, perché
vedi, a me non mi interessa dire siamo i più bravi, ma che siamo, non siamo nessuno, siamo tutti qui per cercare di realizzare per conto di chi ci affida la merce il più velocemente possibile, con quella che è una piccola percentuale per Aurora, giustamente, ci vuole. Però ragazzi, quando uno riesce a offrirvi un oggetto di questo livello a 3.009, si aspetterebbe a me, non succede perché è normale che non succeda, ragazzi, siamo tutti, pensiamo, adesso sai, c'è le feste, c'è Natale, c'è tante altre cose, però oggi, scusa, uno che aveva programmato una vacanza, no, perdonatemi, che oggi non può andare in vacanza perché non si può, bisogna essere tranquilli. Guardate, chi c'è passato, io sentivo un'intervista di Ornella Vanoni, che ha 80 anni anche lei, Sì, siamo coetanei, non so se è un mese più, un mese meno, ma più o meno è lì, dove lei ha avuto questo benedetto virus insieme a tutta la famiglia e il fratello purtroppo è scomparso, sempre Iva Zanicchi, sì, quello era Iva Zanicchi. È certo che parliamo di Iva Zanicchi, lo sanno in tre anche lì, cara, Avrò sbagliato, non farci caso, guardavo l'Avorio, la Vienna. Però voglio dire, perciò, siccome la cosa è seria, non scherziamo, non è che uno dice, ah, io niente, ragazzi, bisogna stare tranquilli, calmi, qui viaggiamo tutti con mascherine, nonostante siamo in un ambiente enorme, grandissimo, io non tengo la mascherina perché non posso parlare con la mascherina 4 ore, ma tutti i miei collaboratori qui sono tutti in mascherina, eppure c'è altro che distanziamento, perché io ce l'ho qua, Amico, non è che, voglio dire, è qui pronta perché appena finisco, ecco. No, questo per dirvi, la cosa va presa sul serio. Ma quello che volevo dirvi io, siccome è giusto non andare a sciare o qui o là, uno, addirittura hanno bloccato addirittura anche le crociere, ma è giusto. Perché con quello che abbiamo combinato quest'estate, specialmente i giovani, discoteche, avete visto cosa è successo poi? Ragazzi, stanno morendo 600 o 700 persone al giorno. Non è uno scherzo. Però ringraziando Dio sta finendo. Sta finendo perché adesso c'è i vaccini, c'è questo, c'è quello. Ci siamo. Io, se non facciamo pazzie, ci siamo. Alla fine di quest'incubo. Ora voglio dire, hai risparmiato i soldi, scusa, adesso mandatemi pure al diavolo. Hai risparmiato i soldi della crociera, del viaggio, della montagna, di questo, di quell'altro. Investi lì in qualcosa di serio che domani dici, ah, però mi ritrovo questo, però fai che ti pare, 3.009, fai quello che vuoi, forse parlo al vento, forse parlo a vuoto, no, qualcuno mi ascolta, ragazzo, va bene tutto. Quale vasetto? Ah, quello d'avorio, sì, prendilo, faccio vedere volentieri, ci mancherebbe altro. Signor Chiossone, chiedo scusa, poi dovremo ripresentare l'orologino Ratzendorf. Mi sono stancato. Ti giuro che mi sono stancato di quello, Siccome sta diventando la bella di Toriglia, hai capito? Mi sono stancato. Vieni qua, Mino. Scusa, togliamo la bottiglia che non c'entra niente. Siamo sempre a Pechino, mi tolgono l'etichetta dall'acqua perché dice che non devo fare pubblicità, però io vedo nelle trasmissioni che tutti hanno le etichette sull'acqua. Ah, pagano? No, a noi non ci paga nessuno. Guarda che cos'è, guarda che meraviglia. Guarda che cos'è! Mamma mia! Sapete a che prezzo ve lo offre Aurora? Allora, lì lo vedi, lì c'è un buchetto, ve lo dico perché i difetti io ve li segnalo, lì c'è un buchetto, che se vogliamo ci andrebbe la palmetta,
che evidentemente col tempo, oh, ragazzi, lì sono passati 200 anni quasi, e qui siamo ai primi dell'Ottocento, una cosa incredibile, bello. Io ve lo propongo a 1009. Amici, se un giorno lo trovate a 2005, non mi dite che la domenica del 7, mi pare, o 6, quanti ne abbiamo oggi? 6. Io l'ho messo in vendita a 1009, perché a quel punto, no, siccome l'ho fatto oggi con due cose, che però lì aveva lasciato la seconda chiamata, era una cosa giusta, però non le faccio queste cose. Oggi è 1009, poi lo dimenticate, eh? Beh, meno male. Dica. Ha chiamato una gentile amica. Sì. Silva, che ha ragione tutto quello che ha detto e approfitta per fare gli auguri. È una persona meravigliosa. Possiamo ricambiarle gli auguri, anche se è un po' presto, ma cara, grazie, grazie, grazie. Io accetto sempre quello che lei ha detto. E le ricambio con affetto, se mi permette la confidenza. Guarda che cos'è, guarda che cos'è, Mino. Guarda che cos'è. No, ma è giusto. È giusto, è giusto. Teneteli stretti! La banca cos'è che vi sta dando? 5-6%? 7%? No, li metti lì e corri il rischio che a fine anno ti trovi qualche euro in meno. Per le spese, questo o quell'altro. Poi ogni tanto si sveglia qualcuno e gli sarebbe giusto fare una patrimoniale. Ma voi teneteli là che è giù. No, 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 dai, io rido, scherzo, ma la verità la sappiamo tutti, meglio di me la sapete voi. Fate quello che vi pare. Ricordatevi però, per cortesia, 3009 la zanna, 1009 il vaso. Clara vuole che io vi faccia vedere questo orologio, ve lo faccio vedere, ma sentite, godetevelo voi, io non voglio più parlarne. Questo è un orologio Vienna, argento e smalti a piccolo fuoco, e Rassendorfer, basta, finito. Ho già detto tutto, non voglio dire altro. Non voglio più dire altro. Abbiamo un quarto d'ora. La malachite, la vogliono? Sì, ma va bene, ma dammelo, dammelo, ci mancherebbe altro. Vuoi che ti dica di no? Non mi permetterei mai. Dammelo, dammelo, lo faccio vedere, ci mancherebbe altro. Eccola là. Amore. Vieni bene vicino, Mino. Lo vedete questo vecchio saggio, che sarebbe poi la lunga vita, lo vedi da qui, chi conosce le simbologie cinesi. Questa è una vecchia malachite, Pechino di manifattura, antica, antica perché è ancora una cosa... Vedi, guarda la base. La base è tutta ancora incastonata con fili d'argento, la vedi, tutta in legno di teck. È incredibile, no? Ma lo stesso, abbiamo fatto vedere delle cose stamattina che di fronte a quelle questa diventa più che normale. La qualità di questa malachite, la vedete voi, è straordinaria, no? Per quello che è l'oggetto, io non parlo, ragazzi, io vi parlo di cose da brivido quando sono da brivido, se no vi dico, sono abituato a dire le cose come stanno. Ora ti do l'altezza. ...21 centimetri... l'ingombro è forse 14... 13 e mezzo, 14... credo che non sia importante, mezzo centimetro più, mezzo centimetro meno. La cifra a confermare, prova a chiederla a Clara se ti piace, se ti interessa, il prezzo è meraviglioso, se no uguale. Lo regaliamo l'orologio? L'orologio lo regalo. L'orologio è funzionante, sì, vieni qua, bronzo Francia, stupendo, è funzionante, fallo vedere bene,
Lo vedi? Guarda quelle placche, guarda la qualità. Sì, abbiamo 10 minuti, 12, qualcosa del genere, un quarto d'ora, non lo so, più o meno siamo lì, ma siamo alla fine, eh? Sta per finire questa mattinata meravigliosa, ci vediamo poi fra una settimana. Mi raccomando, martedì, a parte domani c'è la trasmissione dell'800, ma io vi prego, siccome Christian è giovane, sta crescendo, martedì e giovedì mi sostituisce lui, perché io non ci sono, sapete che non mi assento mai, però questa volta devo farlo. E allora ci sarà lui e abbiamo preparato due grandi sorprese. Nel frattempo questo orologio voglio fare un cadeau. Lo gridiamo, io so, lo gridiamo a tutto il mondo. 900 euro. 900 euro. Se non chiamano adesso, io dico che la rubrica è finita qua. 900 euro. Le misure te le dico perché, ragazzi, tutto giusto, ma maleducati mai, eh? Allora, questo è alto 43, va bene? Ti ho detto che è funzionante, ha la suoneria, tutto quello è 900 euro, allegria. Clara, se siamo a posto, siamo tutti felici. Io volevo prendermi una caramella di quelle miracolose, non so dove l'ho messa, ma è uguale. Eh? Non è colpa nostra, Clara. Vedi, ci sono qua una 7, 8, 10 oggetti che se questa settimana che io non ci sono incontro diverse persone, no? Dicevo a Clara, e lo dico a tutti voi, io non lo voglio fare perché chi sostiene Aurora, e io voglio bene ad Aurora, siete voi. E allora meritate tutto il nostro rispetto, ci mancherebbe altro. Però, devo anche dirle queste cose. Ci sono, non tutto, ma 7-8 oggetti, che se io questa settimana, che siccome sarò a contatto con persone mercanti di un certo livello, eccetera, se io le dico che comprati i due bronzi Russia a San Pietroburgo, quei due pezzi francesi da museo, quei quattro pezzi in avorio Sicilia, Trapani, da diventare scemi, e sono tre. Poi che c'è? Quell'altri, insomma, ci sono 5-6 pezzi che io torno e quelli non ci sono più. È chiaro? Non ci sono più. Però non mi va. Perché poi vanno sul mercato, se li giocano loro, questo, finché riesco a tenerli qui, a offrirli a voi, ragazzi, voi ci sostenete da gennaio a dicembre. Se in questo momento mi rendo conto che siete un po' indecisi, stonati, frastornati, io sento il dovere di dirvi attenti, cari, che fra pochi mesi è finita, non la cuccagna, perché non è così, ma è finita questa possibilità, questa, ragazzi, come finisce tutto questo problema? Il mercato vola, parliamo d'arte, non ti dico sull'oggettino stupido, l'oggettino stupido rimane un oggettino, per l'amor di Dio, invece di pagarlo 200 euro lo pagherai 220, che importanza ha? Ma le cose importanti spariscono e quelle che rimangono, cioè due bronzi come quelli, li vedrai a 25, 28, 30, è normale. Però voi fate quello che volete. Signor Chiossone, un caro saluto dalla signora Maria Antonietta e famiglia. Oh, grazie cara! Sì, non hai idea.
Io sto, vede che parlo male, sa perché? Perché c'ho una caramella di quelle che mi ha mandato l'amica, che quando sento la mia gola, poveretta, che comincia, allora ne prendo una che mi tengo gelosamente lì. Che... E vede l'amica, grazie cara, grazie a lei e a tutta la famiglia, un abbraccione. Un abbraccione! Prossima settimana, da lì, da Alba, mi devono mandare un pacchetto. Sai quant'è? Siccome sì. Ho detto un paio di cento. Solo chi conosce, il resto è buttato. Tu veramente... Il tuo... Senti cosa dici, parla con lei. Perché l'hai mai cotto tu? Ma che ne sa? Ma che ne sa? Che ne sa? Che ne sa? Di un campo di grano? Ai tecnici, non arriva mai niente qua ai tecnici. Sì, basta che... I soldi. Sì, vabbè. No, dico, a loro arrivano i pacchettini, vanno o meno. Io lì devo mettere, la prossima settimana devo fare un, no, proprio un bonifico. Si vive una volta sola. Infatti mi è pianto il cuore, è vero? È come se tu dai. Che bello. No, non... L'orologio è disponibile. È tutto disponibile, caro. Siamo rimasti io, Pino, il direttore e Clara. E vai! E l'amica meravigliosa che ci ha mandato i saluti e gli auguri. Dammeli i mosaici, ma io faccio vedere tutto quello che vogliono. Ale! C'era un amico che mi chiedeva i soggetti religiosi, purtroppo non ce l'ho, però guarda cos'è questo, i fori romani, è un micro mosaico straordinario e questo sono due cose molto belle, giusto? Per chi conosce questo marmo nero di Belgio, questo lo sapete meglio di me, questo è scuola del Vaticano, XIX secolo, sia uno che l'altro. Sono due cose che proponiamo a un prezzo meraviglioso, se volete. Amore, sì, certo che sì, ci mancherebbe. Per la mia... Un regalo? E lo facciamo, amore. Ma non c'è problema, amore, vai tranquillo. Mi dai cortesemente quella scultura laggiù, quella doppia antica? Bravo, vieni qua. La vedete questa, cari? La vedete cos'è questa? Questa è dell'Ottocento. Ma è una pepita di turchese vero,
dell'Ottocento, clamoroso. Sai cosa voglio fare? Lo facciamo come ultimo lotto, dai, ormai sono stanco, non ho più voglia. Se lo facciamo come ultimo lotto, adesso ti faccio vedere che faccio un regalo. 600 euro. Dimenticatelo, questo lo dico per correttezza, perché ho detto voglio fare un regalo, però lo faccio adesso un regalo, giusto? Poi se finì non lo dimentichiamo, non ne parliamo più, è chiaro? Vai con Dio, 600 euro, una pepita di turchese di quella qualità, di quel livello, te l'ho messa in vendita al prezzo di un cabochon. Pensa che oggi come oggi, sia Cartier che Damiani, tutte le grandi maison di gioielleria ti scrivono pasta di turchese, pasta di corallo, perché non c'è più, hai capito, non c'è più. Io ho una sculturina Moro di Giappone, che la tengo gelosamente là, sì, prendila. Un amico mio, un grande scultore, editore del Greco, la voleva, io gliel'avrei anche data, però poi mi ha detto che la tagliava per fare dei cabochon. E allora ho detto, no, guarda, scusami, non te la voglio dare, perché per fare una cosa del genere, questo è Moro di Giappone. Questo è come se fosse platino, questa è una cosa molto, molto... La volevo per fare dei cabochon, io non gliel'ho data, non si rovina una scultura di questo livello, di questo colore, di questa qualità. La base è in marmo nero, è una roba straordinaria, non mi ricordo più il prezzo, costa niente, mamma mia, fate che volete, 1800 euro. Pensa, lui era disposto a pagarmela, va bene, per tagliarla a pezzi e fare dei cabochon. Perché sapete quanto costa questo corallo, cari? Questo si vende da 80 a 120 al grammo. Poi uno parla del corallo, 16.000, 13.000, 13 euro, 16 euro, 22 euro. Ce l'ho i coralli, ma questo è Moro di Giappone. Però vedete voi, non mi va di fare tutti questi discorsi. Quello è, vabbè, ma amore mio, è uguale. Io prima ho parlato di una cosa che mi mandano da un certo posto. Quello è una cosa, tu la prendi da qui, va bene, sempre si chiama corallo, capito? Sempre si chiama allo stesso modo, ma invece di così costa uno spicciolo. E allora che vuol dire? Amore mio, abbiamo finito. No, amore, se c'è qualcosa ancora che posso fare, me lo dite, io lo faccio, se no sono felicissimo così, eh? Sono felicissimo così. Amore mio, mi mancano tre minuti, se avete ancora qualche desiderio lo potete, anzi se lo esprimete mi fa molto piacere, io sono a vostra disposizione per accontentare. Dimmi caro. A far chi? Perché non ce la fa? Mi dispiace da morire, te lo giuro, guarda. Ma vedi, l'amico Enrico mi può mandare al diavolo se vuole, però per una persona come lei, a me può andare bene trovare una forma, qualunque cosa. Perché so con chi parlo, hai capito? Voi sapete, quando mi arrivano certe chiamate, dico lasciami perdere, però per un amico come lei, io le dico,
faccia un po' di calcoli, veda cosa eventualmente si può inventare. Signor Chiossone, è confermato il corallo da 1.800 euro. È normale. Ricordatelo, scrivilo sulla bolla, Clara. Mamma mia, che bello. Complimenti, sono felice. Dimmi, cara. No, ma voglio dire, non hai capito. Quello che ti voglio dire, Clara, che se si deve inventare una forma, un quello, un quello, un quella, la troviamo, eh? Per esempio, scusa, non voglio parlare forte così, ora lo dico a Clara. Della pila, si era scollegata la pila del microfono. Adesso credo che sia a posto. Dobbiamo salutare, guarda l'ora. Vabbè, salutiamo, ma ci mancherebbe altro. Sono felice, no, io voglio salutare gli amici col cuore, ci mancherebbe altro. Vorrei rinnovare a tutti voi, martedì e giovedì seguite Christian, perché ci sono delle sorprese meravigliose che abbiamo già preparato, ho dato io tutta la benedizione, non c'è problema. Domenica ci rivediamo, Dio volendo, chiaro, con grandi novità. Io vi consiglierei, c'era un vecchio amico mio che diceva, qualcuno di voi se lo ricorda, distaccatevi dal danaro. Grazie cari, una buona domenica, un abbraccione grande come una casa. Grazie a tutti voi, arrivederci.